Rome, and happy International Women's Day from Zaleka Refugee Camp in Malawi. Jaris is here having our own live stream party here in the camp, so that we can listen to the same inspiring talks that you're listening to from Catholic women across the globe, as well as inspiring women here in Zaleka. Despite the reality of our displacement, refugees women are becoming agents of change in places like Zaleka. Thanks to education, tomorrow we'll be leaders of change in the world. Together we can transform the world in one way or another. So together from Zaleka, we wish you Happy Women's Day! Hello and welcome. Finalmente eccoci qui riuniti. Benvenuti a tutti all'edizione del 2018 nel giorno della Giornata Internazionale delle Donne. Benissimo, grazie. Io sono Miss Wilkinson e sono molto onorata di essere qui come vostra presentatrice. Vorrei dare il benvenuto a tutto il pubblico qui. Grazie. Grazie mille per essere venuti qui e grazie alla Curia dei Gesuiti per averci ospitato. Grazie anche al pubblico che ci segue in streaming. E potrete seguire la nostra conversazione via Twitter, inserendo l'hashtag WhyWomenMatter. Le vostre domande avranno risposta durante la seconda parte di questa conferenza. Prima però di ascoltare i nostri oratori, vorremmo mostrarvi un breve video che vi indicherà perché ci troviamo qui oggi. In the future, will the Catholic Church become a relic of the past? Despite being made up by a great diversity of people from many walks of life, the Church is led by the experiences of a very narrow group. It is led by men. In many places, the Church is losing relevance in people's lives. People are leaving. Women are leading this exodus, but they could be leading a return. Female leadership creates better governance, better communities, and better decision making. Organizations the world over have discovered this. Isn't it time for our church to know this too? Women are systematically overlooked for roles in the Catholic Church that they are qualified for, simply because of their gender. It's the voices of capable and devout women who are being ignored for the comfort of old ways. But it's the 21st century, and in these times, trees have been shaken and the winds of change roused. Women are raising their voices and being heard. The culture that endorses their silence is being eroded. Silence is no longer an option. The time for change is now. Say that enough, the time for change is now. Non ci smetteremo mai, non smetteremo mai di ripeterlo. Oggi finalmente siamo qui per lanciare queste nuove iniziative. Tutte le donne del mondo hanno scritto a Papa Francesco per ringraziarlo del suo messaggio forte di vicinanza alle donne e contro la violenza. Grazie a tutti. Fidelis Goetz è il presidente della fondazione omonima e che è stato fondata dal nonno 50 anni fa per supportare tutte le iniziative cattoliche nel mondo. Quindi adesso ascolteremo un breve discorso da parte di Fidelis. Grazie. Signore e signori qui a Roma, cari amici che seguite questo evento in tutto il mondo via live, e in particolare tutte le donne che oggi festeggiano la festa della donna. Grazie per conto della Fondazione Fidelis Goetz a questo evento. Prima di tutto vorrei esprimere profonda gratitudine ai gesuiti con i quali siamo legati da una lunga amicizia e che ci ospitano oggi qui vicino proprio alle porte del Vaticano.
Seconda cosa, vorrei davvero ringraziare di cuore Chantal e la sua squadra del gruppo Voices of Faith. Che sta celebrando oggi qui questo evento in cui la maggior parte delle partecipanti sono donne e pochi uomini, e discuteremo meglio sul perché le donne sono importanti nella Chiesa. Marilyn Monroe una volta cantava e diceva che i diamanti sono i migliori amici delle donne. Avrebbe potuto cantare anche che le donne sono le migliori amiche di Dio e saremmo stati tutti d'accordo. Perché? Le ragazze, le donne sono simpatiche, sono coraggiose, sono caritatevoli, sempre pronte ad aiutare, sono dei modelli da seguire, sono dei leader naturali e soprattutto sono fedeli. Non sono queste forse le qualità che noi cerchiamo nei nostri amici? E non sono forse queste le qualità che Dio vuole per noi, vuole anche per la sua Chiesa, soprattutto in questo millennio, indipendentemente dal fatto di essere uomo o donna? Quindi perché la Chiesa ancora combatte e fa fatica a diventare una Chiesa inclusiva? Perché tutti gli uomini sono considerati uguali allo stesso livello nella società civile, ma non nella società della Chiesa? Perché sia uomini e donne battezzati allo stesso modo nella Chiesa? Ma perché la Chiesa esclude queste stesse donne al sacerdozio? E perché la Chiesa porta avanti alcune tradizioni che però non hanno alcun fondamento nella Bibbia, ma sono semplicemente autoimposte dal patriarcalismo? Crediamo che adesso sia davvero ora per la Chiesa di cambiare. Per favore, ascoltate le opinioni che oggi verranno espresse e riflettete. Mettetela alla prova, discutetene. Solo in questo modo possiamo continuare a creare visibilità e a stimolare un processo di cambiamento all'interno della Chiesa, non solo in Vaticano. E solo così possiamo dare visibilità a questo problema. Il futuro della nostra Chiesa cattolica dipende anche da questo. Non fate addormentare la Chiesa, svegliatela. Grazie. Grazie Fidelis. Credo che continueremo a svegliarla. Mary McAleese è stata la prima presidente irlandese proveniente dall'Ulster e in questo momento è stata presidente dell'AIRE dal 1997 al 2011 e si è occupata di questioni riguardanti la giustizia sociale durante tutta la sua presidenza. La professoressa McAleese dal momento che ci occupiamo di principi, questo è il luogo giusto per discuterne. Siamo molto onorati di vederla qui, signora. Buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere molto breve perché il tempo è prezioso. Non vorrei che ci fossero scuse per non essere sentiti, perché già ci sono troppi muri, troppe barriere che ci circondano e ci bloccano. Quindi non abbiamo scuse e spero proprio che tutti ci possano ascoltare al meglio. Grazie a tutti per essere qui.
Avete tutto il mio assoluto rispetto e soprattutto per quanto riguarda Chantal e il team di Voices of Faith. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Quando ci troviamo a dover affrontare la scelta di organizzare una conferenza che si ripete durante gli anni, non possiamo veramente permettere che qualcuna di queste voci venga esclusa. Ora permettetemi di riprendere il filo. Gli israeliti, sotto il comando di Giosuè, Giosuè è qui, però è un altro, sotto il comando di Giosuè, per l'appunto, circondarono le mura di Gerico per 7 giorni, suonarono le trombe e gridarono così forte da far cadere i muri. Noi non abbiamo trombe, ma abbiamo voci, voci di fede, e siamo qui per gridare, per far crollare i muri della misoginia nella Chiesa. Stiamo accerchiando questi muri da 55 anni, da quando l'enciclica di Giovanni XXIII, Pacem in Terris, evidenziò per la prima volta lo sviluppo delle donne come uno dei più importanti segni dell'avanzamento dei tempi. Ecco cosa disse. Ci richiedono, sia nella vita domestica che in quella pubblica, i diritti e i doveri che appartengono a loro come persone della razza umana. L'antica inferiorità, il complesso di inferiorità di alcune classi a causa del loro status economico e sociale, il genere o la posizione all'interno dello Stato e il corrispondente complesso di superiorità di altre classi sta rapidamente diventando solo un ricordo del passato. Durante il Concilio Vaticano II, l'arcivescovo Paul Allenan di Atlanta richiese fortemente ai vescovi di smettere di perpetuare quel secondo posto riservato alle donne all'interno della Chiesa del XX secolo e di evitare che la Chiesa diventasse una ritardataria nello sviluppo sociale, politico ed economico. Il decreto del Concilio Vaticano II, Apostolicum Actuositatem, affermava che fosse importante che le donne partecipassero più ampiamente nei vari settori dell'apostolato della Chiesa. La Costituzione Pastorale Ecclesiastica, Gaudium et Spes, affermava che l'eliminazione della discriminazione basata sul genere era una priorità. Paolo VI commissionò anche uno studio sulle donne all'interno della Chiesa e nella società. Chi di noi era giovane in quel momento pensò sicuramente che la Chiesa del post-concilio era veramente sulla buona strada per il raggiungimento della parità per i suoi 600 milioni di donne. E sì, è vero che dal momento in cui il concilio aprì a nuovi ruoli, a nuovi posti di lavoro, anche le donne nel laiche potessero entrare, ma questo ha solo marginalmente aumentato la visibilità delle donne in ruoli subordinati, anche all'interno della curia. Non hanno aggiunto nulla al loro potere decisionale o alla loro voce, perché la visibilità e la voce non sono veramente la stessa cosa, mentre la visibilità senza la voce può rinforzare il silenzio. È importante notare che dal momento in cui venne organizzato il concilio, alcuni ruoli che erano assegnati specificamente agli uomini laici sono stati deliberatamente chiusi nei confronti delle donne. E questo è veramente discutibile. I ruoli stabili di accoliti e lettore e del diaconato permanente sono stati aperti solo a uomini laici. E perché? Sia uomini sia donne laici possono diventare temporaneamente ministranti, ma i vescovi hanno il permesso di escludere le donne temporaneamente all'interno dei loro compiti. E anche quando permettono loro l'accesso nelle diocesi,
i pastori possono, hanno la possibilità di allontanarle. Perché? Nel 1976 ci fu detto che la Chiesa non si considera autorizzata ad ammettere le donne all'ordinazione sacerdotale. E questo ovviamente è servito solo a bloccare le donne nei loro ruoli all'esterno della leadership della Chiesa e delle strutture autoritarie. E poiché tutto questo storicamente è stato analizzato dagli uomini, dobbiamo comunque considerare che nella giustizia divina, io credo che il fatto stesso che esista la permanente esclusione delle donne dai ruoli della Chiesa, solo per questo la Chiesa si sarebbe dovuta svegliare e sentirsi costretta a trovare strategie innovative di includere le voci delle donne di diritto e non solo per parlare e non solo per rassicurarle in modo sterile, ma avrebbe dovuto trovare modi per includerle all'interno del collegio vescovile e delle entità create dagli uomini come il collegio dei cardinali, il sinodo dei vescovi e le conferenze episcopali, perché questo spetta a loro di diritto. Immaginate solamente lo scenario normativo che ne può risultare. Il Papa decide di convocare un sinodo sulle donne all'interno della Chiesa e 350 uomini partecipano al congresso per consigliare il Papa su ciò che le donne vogliono davvero. E questo è veramente assurdo. Questo è il livello di assurdità che la Chiesa ha raggiunto, perché questo è il nostro sistema. Per quanto ancora questa gerarchia potrà sostenere la credibilità di un Dio che vuole che le cose vengano fatte in questo modo, che vuole che la Chiesa abbia delle donne invisibili, mute, anche all'interno della leadership e nel processo decisionale. Le donne dovrebbero in realtà svolgere tutto il lavoro più pesante per far trasmettere il messaggio di Dio. E questo per me è un motivo di ironia veramente particolare. Nel 1995, il teologo gesuita irlandese Jerry O'Hanlon mise il dito proprio all'interno di quel problema sistemico di base quando guidò il decreto 14 all'interno della Congregazione Generale dei Gesuiti. È un documento dimenticato, ma penso che oggi lo andremo a rispolverare e lo useremo per stimolare un papa gesuita, un papa riformista, affinché porti avanti delle azioni reali, pratiche, per conto delle donne all'interno della Chiesa Cattolica. Ecco un passaggio. Noi siamo stati parte di una tradizione civile ed ecclesiastica che ha offeso le donne. E come molti uomini abbiamo la tendenza a convincersi che il problema non esista. Per quanto inconsapevolmente, abbiamo spesso contribuito a una forma di clericalismo che ha rinforzato il dominio maschile con una sanzione divina davvero palese. Firmando questa dichiarazione vogliamo agire e reagire personalmente e collettivamente e fare ciò che è nostro potere per modificare questa spiacevole situazione. Bene, questa spiacevole situazione si pone poiché la Chiesa Cattolica è stata da sempre un portatore globale e principale del virus tossico della misoginia. La sua leadership non ha mai cercato una cura a questo virus, sebbene la cura è sempre e da sempre disponibile. Il suo nome è parità. Percorrendo a ritroso i 2000 anni della Chiesa Cattolica, incontriamo la divina bellezza della Natività, il crudele sacrificio della crocifissione, l'alleluia della resurrezione e il grido entusiasmante dell'impegno all'amore l'uno per l'altro.
Ma percorrendo a ritroso sempre questa stessa storia, incontriamo anche le tossine umane della misoginia, per tacere poi dell'antisemitismo con la sua eredità di vite perdute e danneggiate e quella disfunzione istituzionale profondamente radicata. Le leggi e le culture di molte nazioni e sistemi di fede sono ovviamente stati da sempre profondamente patriarcali e hanno da sempre escluso le donne, molti lo fanno ancora, ma oggi la Chiesa Cattolica si trincera troppo ancora dietro le nazioni più avanzate nell'eliminazione della discriminazione contro le donne. Benché si dichiari un'organizzazione che afferma di se stessa di essere guidata da Dio. Peggio ancora, poiché la Chiesa Cattolica, secondo Ban Ki-moon, è il pulpito del mondo, il suo patriarcato così aperto agisce come un freno molto potente alla distruzione dell'architettura della misoginia. Dovunque la potremmo trovare nel mondo. Qui c'è un grande punto di ironia, perché l'istruzione è sempre stata cruciale per lo sviluppo delle donne e per molti di noi è stata sempre un elemento sine qua non. Per molti di noi l'istruzione è stata l'elemento che ci ha liberato ed è stata fornita dalla Chiesa, dalle sue prime linee ecclesiastiche e laiche, che hanno fatto così tanto per sollevare gli uomini e le donne dalla povertà e dall'impotenza e per dare loro accesso alle opportunità. E tuttavia non è forse un paradosso che le voci dubbiose di donne istruite cattoliche e di uomini coraggiosi e di sacerdoti molto coraggiosi che le hanno sempre supportate, queste stesse voci siano quelle che la Chiesa non riesce a gestire, che non può ascoltare? Sono proprio queste le donne, queste voci, che la Chiesa non riesce ad ascoltare, a gestire. La Chiesa, che così regolarmente ha criticato il mondo secolare per non riuscire a portare avanti i diritti umani in modo globale, non ha quasi nessuna cultura di autocritica interna e anzi mostra ostilità all'autocritica, al punto quasi da sfociare nell'idolatria istituzionale. Oggi chiediamo che Papa Francesco sviluppi una strategia credibile per l'inclusione delle donne come pari in tutte le radici e nei rami della Chiesa, anche nel suo processo decisionale. Una strategia che possa comprendere direttamente le abilità delle donne. So che è stato detto che il progresso delle donne all'interno della Chiesa era solamente un processo, ma noi adesso ve lo chiediamo, cerchiamo di avanzare questo processo, continuiamo avanti, mettiamo un po' di benzina all'interno del motore, spingete l'acceleratore, perché la mancanza dell'inclusione delle donne all'interno della Chiesa ha privato la Chiesa stessa di un discernimento fresco, l'ha consegnata a una confortevole ma ermeticamente chiusa elite maschile, l'ha lasciata volare su un'ala sola, quando Dio gliene ha date due. Ha lasciato Cristo fuori dalla Chiesa, ha permesso al bigottismo di entrare. Ha permesso appunto alla Chiesa di svolazzare su un'ala sola quando Dio gliene ha date due. Avete mai sentito parlare del paradosso delle ali? Dio ci ha dato sempre due ali, ma voi sapete che gli uccelli spesso
esercitano una sola ala per una forma di pigrizia, e questo è ciò che succede anche a noi. Noi abbiamo tutto il diritto di chiedere che la Chiesa si attivi in tutti i sensi per promuovere la parità di genere. Ed ecco proprio perché siamo qui oggi. Noi vogliamo insistere sul fatto che i nostri diritti vengano evidenziati. Papa Francesco ha detto: abbiamo il bisogno di creare delle opportunità più ampie per una presenza femminile più incisiva all'interno della Chiesa. E queste sono parole che uno studioso cattolico ha descritto come la magnanimità di Francesco. Cerchiamo di essere chiari, almeno qui. I diritti delle donne verso la parità all'interno della Chiesa derivano organicamente dalla giustizia divina e non di sicuro dipendono da una benevolenza papale creata ad hoc, da una magnanimità. Questo è solo il nostro diritto. Papa Francesco ha descritto le teologhe donne come le fragole sulla nostra Chiesa. Ha sbagliato. Le donne sono il lievito all'interno della torta. Sono i fulcri principali all'interno della fede dei nostri bambini. Nel mondo occidentale la torta della Chiesa non sta crescendo. Il mattarello con cui creiamo la torta giace abbandonato da parte. Le donne si stanno allontanando dalla Chiesa cattolica a frotte, perché coloro che dovrebbero essere considerate degli influenzatori chiave all'interno della formazione ecclesiastica dei bambini non hanno alcuna opportunità di ricoprire questo ruolo nella formazione della fede cattolica. Non è più accettabile. Solo 4 mesi fa l'arcivescovo di Dublino, Diarmuid Martin, si è sentito obbligato a notare che il basso ruolo delle donne all'interno della Chiesa cattolica è la ragione più significativa per il sentimento di alienazione che l'Irlanda prova nei confronti della Chiesa oggi. Tuttavia Papa Francesco ha detto che le donne sono più importanti degli uomini perché la Chiesa è donna. Santo Padre, perché allora non chiediamo alle donne se si sentono più importanti degli uomini all'interno della Chiesa? No, di sicuro non lo provano. Sospetto che molte di queste donne risponderebbero che esse sentono la Chiesa come semplicemente un bastione maschile di stereotipi misogini. Giovanni Paolo II ha scritto del mistero della donna. Parlateci da pari e non saremo certo un mistero. Francesco ha detto che una teologia più profonda per le donne è necessaria. E su questo mi trovo d'accordo, perché Dio sa che sarebbe difficile trovare una teologia più superficiale delle donne, della misoginia travestita da teologia, dietro la quale l'attuale magisterio si nasconde. E tuttavia, per tutto il tempo, una più profonda teologia ci osserva. E tuttavia non bisogna scavare a fondo per trovarla, basta guardare a Cristo, il padre della nostra grande fede cristiana. Giovanni Paolo II ha affermato: noi siamo eredi di una storia che ci ha condizionato molto. In ogni momento, in ogni luogo, questo condizionamento è stato l'ostacolo al progresso delle donne. Bisogna creare delle norme trascendentali. Gesù ha trattato le donne con rispetto, delicatezza, accettazione. E Papa Giovanni continua: e mentre osserviamo Cristo, è naturale per noi domandarci quanto di questo messaggio è stato ascoltato e attuato? E perché non ci poniamo anche noi questa domanda? Perché sappiamo che le donne sono le
migliori per rispondere a questa domanda. Ma noi siamo solo qui a parlare tra di noi. Nessun leader della Chiesa si è mai preoccupato di venire ad ascoltarci, perché noi fondamentalmente non siamo importanti per loro, ma perché la Chiesa li forma a resistere al nostro messaggio e a considerarci come uguali. In questa stessa aula, nel 1995, la congregazione dei Gesuiti chiese a Dio la grazia della conversione da una chiesa patriarcale a una chiesa di pari, dove le donne potessero davvero contare, perché solo quella chiesa è veramente degna di Cristo. Solo una chiesa come questa può davvero e seriamente far contare il messaggio di Cristo. Il momento per questo tipo di chiesa è ora. Papa Francesco, il tempo del cambiamento è ora. Permettetemi di concludere con una citazione che potrebbe essere famosa per voi e che spesso viene utilizzata nel contesto della storia irlandese, ma che mi sembra molto interessante oggi. Si dice che la storia non si mette accanto alla tomba della speranza, ma almeno una volta nella vita l'onda della speranza può risalire e la storia e la speranza potranno andare insieme. Questa grande onda si sta sempre avvicinando più velocemente al Vaticano. Grazie mille. Grazie, professoressa McAleese, per il suo messaggio. Adesso vi spiego come ci muoveremo. Dalla Polonia all'Uganda le donne stanno combattendo per i loro diritti. Susanna Radzic è una teologa e giornalista che si occupa delle questioni cristiano-giudaiche. Benvenuta. Buon pomeriggio, grazie per avermi invitato. Quello che vi racconto oggi è la storia di una libreria, ma prima di parlarvene dovreste conoscermi un po' meglio. Io sono stata cresciuta in una famiglia praticante cattolica polacca. La Polonia, sapete, che è prevalentemente cattolica, con una ristretta comunità ebraica. Non ho mai frequentato gruppi giovanili cattolici, non sono cresciuta con particolare devozione e non sono mai andata in pellegrinaggio. Ma nell'estate del 2000 mi sono ritrovata a marciare lungo il cammino verso Nostra Signora di Częstochowa, soprattutto perché lì c'erano dei preti gesuiti giovani e simpatici che mi hanno invogliato ad andare. Ma il mio obiettivo principale era socializzare. Quando ero lì ci hanno chiesto che doni noi stessimo portando a Maria. Lì sul momento ho detto: veramente sappiamo che io sono qui per caso, ma ho due mani e le posso usare per qualcosa. Nei mesi successivi a questo evento, la Polonia è entrata nell'acceso dibattito sulla questione giudaico-polacca. Tutto è stato causato dal libro Neighbors di Jan Thomas Gross. Lì tutta l'atmosfera ruotava sulla questione giudaico-ebraica. Ricordo che io mi sedetti sul pavimento. Nessuno mi aveva detto prima di allora che l'ebraismo e il cristianesimo fossero così vicini.
E io ne sono rimasta così affascinata. Io avevo solo 17 anni, non avevo interessi particolari sui miei progetti o sul mio futuro. E così all'improvviso, seduta lì su quel pavimento, ho iniziato a pensare, è questo quello che voglio fare nella mia vita. Voglio studiare di più, voglio saperne di più sull'ebraismo e soprattutto studiare il suo rapporto con il cristianesimo. Io non ero neanche una studiosa, quindi ho iniziato a frequentare la sinagoga la domenica prima di andare a messa e poi al pranzo in famiglia. Io passavo sempre nella sinagoga e mi fermavo a chiacchierare con le persone lì. E ho iniziato a leggere anche il Sidur, il libro degli ebrei. E ne ero così presa, così affascinata, e volevo sempre imparare di più. Quindi, eccomi qui, una ragazza cattolica che frequentava regolarmente la comunità giudaica di Varsavia. Ma un giorno, mentre sedevo ad un bar, qualcuno mi si è avvicinato e mi ha chiesto: sai cosa pensano i cattolici degli ebrei? E ovviamente lo sapevo, anche se non conoscevo tutti i documenti a memoria. Lui mi ha subito interrotto e mi ha detto: hai visitato la chiesa che è proprio qui dall'altra parte della strada? Vai lì, mi ha detto, e guarda, vedi cosa i cattolici davvero pensano degli ebrei. E disturbata, quasi infastidita da questa conversazione, sono andata lì in questa chiesa. Era un posto pieno di letteratura antisemitica di ogni tipo, teorie cospirazionistiche, liste di ebrei che si nascondevano tra i politici, revisionismo storico. E ovviamente non ne ho mai comprato uno, ma andavo lì e li leggevo direttamente lì. Quindi, dopo alcune deliberazioni, ho chiesto al parroco se lui ne fosse al corrente di questa letteratura. E lui mi ha risposto dicendomi: non sono un censore e non lo sarò. Ma me lo ha detto, abbiamo parlato tramite il citofono. Mi ha detto che lui semplicemente affittava questo luogo alla libreria. Una scusa così squallida, così povera. Cioè, alcune tematiche sono bandite, ma era permesso una lettura antisemitica. Non era possibile. Sono rimasta lì, di fronte a questa porta chiusa. Mi sentivo così stupida all'essere andata lì. Mi ci sono voluti alcuni mesi per riprendermi. Questa volta sono andata all'ufficio del vescovo e ho chiesto un incontro. Dopo un po' di colloqui sono riuscita ad incontrare l'arcivescovo, ma è stato un po' come uno schiaffo. Io ero lì, avevo 19 anni, potevo comprare alcolici, potevo guidare, potevo votare, ma non riuscivo ad avere un appuntamento con il vescovo. È stata la peggiore conversazione mai avuta in tutta la mia vita. L'arcivescovo non si è minimamente preoccupato dell'argomento, non mi ha neanche ascoltato. Ad un certo punto mi ha chiesto: perché una donna laica come te si preoccupa di questo e non se ne preoccupa un prete? Perché no? Io so che i preti si occupano di disciplinare le persone,
La lezione che ho imparato in quel giorno è che per una laica, per una donna soprattutto laica, è così difficile muoversi, è così difficile muoversi in certi ambienti e spesso ci spaventiamo. Adesso sono passati 15 anni da quella conversazione. Questa esperienza mi ha aiutato, mi ha portato a chiedermi se voglio rimanere o no nella Chiesa cattolica o no. Perché pur essendo cattolica, spesso mi ritrovo circondata da ipocriti. Anche all'interno degli istituti religiosi. Ero molto arrabbiata. Ma la rabbia può essere segno di impegno. Quindi io sono rimasta. Ho avuto vari colloqui, ho incontrato molti attivisti cattolici che mi hanno aiutato moltissimo. E mi hanno detto che dovevo impegnarmi di più. Ho iniziato a studiare teologia perché alla fine ho deciso di specializzarmi nelle relazioni giudaico-cristiane. Per quanto riguarda la libreria, se volete saperlo, ha chiuso 5 anni dopo. Finalmente sono riusciti a chiudere. Grazie. But the bookstore, it was not only the physical space for me. Ma la libreria non era uno spazio fisico per me. What I did in my life, it determined my profession. È il luogo peggiore dove io potessi essere capitata. Però questo mi ha fatto capire cosa volevo fare nella vita. In front of the massive institution that doesn't, as I said, doesn't respect what it teaches, its own documents. Questa esperienza è diventata per me una metafora anche, no? Per una ragazza che si trova da sola, senza aiuto, di fronte a un'istituzione così importante, che tollera degli insegnamenti così tremendi. Devo dirvi che tutte le esperienze che ho avuto fino adesso, anche adesso, professionali e non, non hanno mai colmato quel vuoto che mi si è creato dopo questa esperienza. Quindi cosa può aiutarci? Dobbiamo cambiare la cultura della Chiesa per renderla davvero ugualitaria. Non importa se ci sono uomini o donne a guidarla. Nessuno deve essere ignorato. Perché ancora oggi, spesso negli uffici, nella chiesa, spesso io non mi sento neanche a mio agio. Anche se vengo invitata, tengo sempre le aspettative molto basse in modo da non rimanere delusa. Io so di poter offrire molto alle persone che mi circondano, ma non voglio essere vista come un'usurpatrice. Quindi io cercavo di aiutare una comunità di preti anche a conoscere l'orrore dell'Olocausto. Ma io vengo spesso invitata come traduttrice, perché non voglio un'esperta donna. Perché dovrei provare di nuovo a creare un dialogo? E come possono le donne nel mondo pensare una cosa simile? Spesso le donne non si sentono abbastanza in grado di avere posizioni nella leadership, perché quelle sono riservate solo ai preti uomini. Ma io sono con loro quando loro ingoiano il dolore del rifiuto. Non dobbiamo essere trattate come delle cittadine di serie B. Alcune persone dicono bisogna lottare.
You know, you always need to have a battle. If not like fighting antisemitism, then for the I miei amici preti mi dicono sempre che devo sentire come una battaglia. But I'm not making up the struggle. Ma io non voglio combattere. For over half of the church were women around the globe. Prima di tutto, più della metà delle persone nel mondo sono donne, al di là della chiesa. Why don't you look for some other worship community community that suits you more? But I feel at home. Ma io mi sento a casa. Io appartengo qui a questo posto. E la tradizione cattolica, la liturgia, la teologia cattolica e i sacramenti mi nutrono nel vero senso della parola. Sono cattolica. Semplicemente non riesco ad accettare questa ingiustizia basata sul genere nella Chiesa. Also antisemitism, non solo in una libreria. I'm really not planning to go anywhere. Non andrò da nessun'altra parte, davvero. Io appartengo qui. And by the way, I hope you will stay too. E spero che anche voi restiate al di là di tutto. Because, you know, despite all difficulties, perché nonostante le difficoltà, noi siamo qui nella Chiesa. Competent, engaged, siamo competenti, siamo impegnati in quello che facciamo, given, pronte per qualsiasi tipo di lavoro ci venga assegnato. Per favore, non lasciateci scappare, non sprecate questa opportunità. Anche la rabbia può essere uno stimolo ad impegnarsi di più e a non rinunciare alla Chiesa e a non rinunciare alle nostre vocazioni. Per favore, dobbiamo essere pronti ad essere inclusi e coinvolti in qualsiasi periodo e sempre. Thank you, Susanna. On to our next. Grazie Susanna. Accogliamo qui i nostri prossimi speaker, le nostre sorelle Nivedita e Gaia. E per favore non preoccupatevi, anche se sono nate negli anni 2000. Vogliono condividere con noi un viaggio di fede che davvero vale la pena ascoltare. Benvenute. Good afternoon. Buon pomeriggio. I'm Nivedita. Io sono Nivedita. Named after a nun. In effetti sono nata nel 1999, sono un reclutatore esecutivo canadese e penso che questa discussione sia molto interessante perché ci sono molti paralleli tra la tecnologia e la Chiesa. Nella tecnologia bisogna sempre pensare di costruire sistemi innovativi e nella Chiesa ci viene sempre richiesto di inserire nuove posizioni di leadership femminili. Non perché questo sia bello, ma bisogna preparare il terreno per tutte le persone, per tenerle tutte in conto. E perché? Perché le donne valgono tanto quanto gli uomini. E anche i miei bisogni di giovane donna vanno tenuti in conto. E io credo che la Chiesa dovrebbe iniziare a chiedersi le stesse cose. Quindi questa è la mia storia. Io sono cresciuta in una famiglia interreligiosa. Mia mamma è cattolica e mio padre è hindu. Ho imparato a dire il rosario insieme agli shloka sanscriti. Ho letto la Bibbia e la mitologia indiana. Sono andata in una scuola cattolica e devo veramente dire che la Chiesa mi ha formato e mi ha dato quei valori che mi fanno essere qui oggi. Essere gentile, giusta e caritatevole. Trovare uno scopo in tutto ciò che si fa. E il mio preferito, cantare e festeggiare.
Essere cresciuta in un ambiente come questo mi ha costretto ad essere guardata con occhi strani a volte, poiché non eravamo state battezzati. Ma chi saranno queste creature esotiche strane? Probabilmente si saranno chiesti. Non li accuso per questo. Mi sono sempre sentita un'intrusa, nella chiesa e nei templi, come se io non appartenesse a nessuno dei due posti, come se i miei genitori fossero l'unica ragione per cui potevo entrare in entrambi i posti. Il mio lasciapassare. E mi fa pensare a questa poesia. Quindi eccoti qui. Troppo straniera per sentirti a casa, troppo straniera per essere qui, ma è abbastanza per trovarti in entrambi i luoghi. Quindi respirare religioni diverse fin da piccoli e avere in dono una mamma fortemente femminista mi ha portato ad avere molte domande. Perché non esistono dee cattoliche? Perché la messa può essere detta solo da uomini? Io vado in chiesa e perché non mi danno l'ostia? E perché io non posso essere un sacerdote? E mia mamma mi ha risposto, perché no? Le mie lezioni di catechismo mi hanno portato a fare molte domande alle suore che mi lasciavano sempre quella rispostina, ne parliamo dopo. Questo non accadrà a noi. Non erano pronte a gestire questa nuova corrente di pensiero e questo ha molto influenzato il mio rapporto con la Chiesa al momento. Sono stata fortunata ad avere una preside fantastica, sempre suora, che si assumeva il compito di gestire le lezioni di religione e con la quale discutevamo di argomenti come sesso, aborto, amore, tutti i temi di cui i teenager vogliono discutere. Come ha detto Papa Francesco, la fede è un'avventura e personalmente io ritengo che tutte le esperienze possono aumentare o diminuire la nostra fede. Io penso comunque che ci fosse assolutamente una onda di genere nel modo in cui siamo state educate a scuola. Ci hanno insegnato ad essere accoglienti, empatiche, accomodanti, così da essere buone mamme e buone mogli. Quello che io chiamo il genio femminile. Mio fratello, invece, è stato cresciuto nella scuola gesuita dall'altra parte della strada, è stato cresciuto per essere forte, esigente, fiero, sicuro del proprio posto nel mondo. E quindi questo mi porta a chiedere, perché per essere una brava persona bisogna appartenere a un certo genere? E chi ha deciso che solo gli uomini potessero essere al comando? Buon pomeriggio, sono Gayatri. Sono un insegnante, lavoro nelle scuole. E il mio luogo di lavoro è simile a quello della Chiesa in termini di struttura gerarchica. Se vedete le statistiche, la maggior parte delle insegnanti sono donne, mentre coloro che ricoprono ruoli di guida sono uomini all'interno della scuola. Io sono davvero molto fortunata del fatto che la scuola dove insegno è un posto di lavoro che sta attento alle pari opportunità ed ho varie colleghe donne capi e vorrei tanto vedere una cosa del genere anche nella Chiesa. Noi abbiamo bisogno di una leadership femminile perché abbiamo bisogno di modelli femminili in posizioni guida. Sfortunatamente noi nella Chiesa siamo abituati a vedere donne come Maria Maddalena, Febe e Priscilla, ma che tuttavia vengono spesso sottovalutate. L'unica eccezione è riservata a Maria, la Madre di Dio, che spesso viene vista come una donna esotica nella quale però è difficile identificarsi. Il tutto perché è manipolato da programmi patriarcali. Un'altra cosa che mi piace del mio lavoro è l'importanza nell'identificare i portatori di interesse. In quanto insegnante, per me i miei portatori di interesse sono i miei studenti. Io mi sono spesso cervellata sul dove la Chiesa identifica i suoi portatori di interesse principali.
si concentra di più sul gregge o sul pastore? Quali sono gli obiettivi di apprendimento dei cattolici? Anch'io sono cresciuta in un ambiente induista cattolico e mi sentivo un'estranea in entrambi i due gruppi. Non ero mai abbastanza cattolica all'interno della chiesa e non ero mai abbastanza induista durante le funzioni di famiglia, dove ero troppo occidentalizzata. Ho terminato la scuola in una scuola ashram e lì dove molte persone stavano cercando di trovare il loro cammino spirituale, io mi sentivo un'eccezione. Mia madre e mia sorella parlavano di un senso meraviglioso della comunità che la Chiesa ha dato loro, ha trasmesso loro. Ma per me era un po' diverso, non ho mai avuto esperienza di questo senso di comunità. Lo trovavo sospettoso, mi sentivo esclusa e mi chiedevo perché mi sentivo sempre così inadeguata. Crescendo ho sentito tante omilie sull'amore incondizionato di Dio, ma il mio passaporto cattolico sembrava non cattolico abbastanza. Ero sempre in conflitto tra il mio senso di identità e tra la mia morale. Cercavo sempre un'identità cattolica più pura, ma non ne ero pronta ancora. Non potevo sopportare un sistema che vedeva come degli outsider, degli estranei, le persone solo per il loro genere, il loro orientamento sessuale o per le loro scelte di vita. Come si può ricondurre con gli insegnamenti di Gesù, che invece insegnava l'accoglienza? Lo chiedevo spesso a mia madre che mi diceva, è la mia chiesa, perché dovrei lasciarla? Perché dovrei lasciarla ad un'egemonia maschile? E adesso io capisco perché lasciarla sarebbe stata una sconfitta in partenza. Mia mamma diceva spesso che le veniva spesso chiesto se fossimo battezzati, anche dopo 30 anni di matrimonio. Odia questa domanda perché pensa che sia come un test di cartina tornasole per sapere se è una buona mamma cattolica. Secondo lei, il vero test sarebbe capire se noi siamo veramente bravi esseri umani. Ci dice sempre, quando morirai, nessuno ti chiederà se sei stato battezzato. Ma secondo Gesù, ti verrà chiesto se hai dato da mangiare agli affamati, hai dato da bere agli assetati e ti sei occupato dei malati e delle persone in prigione. Io considero questa la mia identità cattolica. La priorità dovrebbe essere quella di modificare le vite delle persone, soprattutto quelle di coloro che cercano disperatamente di essere accettati. Da bambina la mia identità cattolica era profondamente legata alla Chiesa, ma la Chiesa è un'istituzione vecchia e lenta. I ragazzi nati nel nuovo millennio pensano e agiscono velocemente, quindi stiamo formando le nostre comunità. Nel mondo virtuale e in quello reale. Stiamo reinventando nuovi valori, la diversità, l'inclusione, la libertà di parola, l'azione, l'intersezionalità. Non vedere alcuno di questi valori evidenziati nella Chiesa ci fa sentire come se non le appartenessimo. Quindi preferiamo trovare la nostra strada per raggiungere Dio. Mi piace pensare alla mia relazione con Dio come profondamente spirituale. Dio è il mio amico, non questa entità onnipresente e punitiva. E talvolta è donna e talvolta è uomo, a seconda di ciò che voglio raccontare. Io mi sento vicina a Dio soprattutto nei miei atti di servizio. Infatti faccio volontariato nelle scuole come dibattito contro le violenze sessuali e pratico lo yoga tutti i giorni. Quello è il mio momento di preghiera.
Quindi, di noi tre, io sono l'unica che ha scelto di non farsi battezzare. La verità è che in realtà non ho preso una decisione conscia per allontanarmi dalla Chiesa. Più vado avanti e meno mi rivedo in quei ruoli e in quei rituali. La Chiesa si sente molto lontana dalla realtà che io invece cerco da donna, quell'autonomia, quell'agire, quel potere. Non voglio che le mie conversazioni con Dio non siano censurate da uomini che non vogliono ascoltarmi e che sono così lontani dalla realtà della mia esperienza umana di donna oggi. E tuttavia, questi uomini continuano a controllare il mio accesso a Dio. Mia mamma mi dice spesso che anche i Vangeli che utilizziamo e i passaggi che leggiamo la domenica vengono scelti dagli uomini, ovviamente. Quindi le storie di donne nel nostro passato vengono filtrate ancora oggi. Ascoltate, penso che la Bibbia abbia davvero delle diverse interpretazioni e ovviamente le persone al potere la interpreteranno per i propri programmi e la propria convenienza. Pensate solo al modo in cui le donne sono state allontanate dall'ordinazione. So che si tratta di un tabù, ma penso a questa esclusione e mi chiedo, ma non sono stata forse creata anch'io a immagine e somiglianza di Dio? E se Dio mi chiamasse, perché Dio non potrebbe fare questa chiamata anche per me? Per me non ha alcun senso. Beh, la mia storia ha avuto più successo. Io sono stata battezzata quando avevo 21 anni. Perché? Semplice. Volevo vivere la messa nella sua completezza. Dopo anni di catechismo, lezioni per la cresima, trovavo frustrante il fatto di non essere considerata abbastanza cattolica per ricevere l'ostia. E penso che questa speranza alla fine e finalmente mi ha fatto avere questo senso di appartenenza. L'altro elemento era che non ho mai vissuto la Chiesa come una transazione. Sono battezzata, sì, ma ancora mi sento induista cattolica. C'è questo dualismo, questa molteplicità nella mia identità spirituale, che spesso mi manda in crisi, ma adesso mi fa sentire invece piena, completa. Quando pensate che anche Gesù era ebreo e che molte religioni sono state incorporate nel testamento ebraico antico come parte di scritture religiose, non vedo perché non possa esistere questo dualismo. La cultura indiana ci porta a considerare questo senso di dualismo. Quando insegnavo in questo piccolo paese in Gujarat, le suore cantavano i bhajan in Gujarati e gli studenti dipingevano Maria e Gesù in una versione tribale. Quindi perché la Chiesa Cattolica non può essere inclusiva? Lo può essere come? Indipendentemente dai suoi programmi. A livello personale, la domanda è: sono battezzata, sì, ma sono abbastanza cattolica? Vedete, potete avere una serie di regole e seguirla alla lettera, ma non essere una brava persona. Io penso che essere una brava persona richiede molto di più che la mera osservanza di queste regole. Ogni decisione che fate nella vostra vita deve essere pesata, misurata e contestualizzata. Con la compassione, con un acuto senso di comprensione per ogni specifica situazione e con lo scopo di fare il meglio per voi e per le persone che vi circondano. Altrimenti, come potete valutare e stabilire ogni situazione con la differenziazione che merita?
Nel 2016 Papa Francesco ha scritto che il lavoro della Chiesa non è quello di escludere, ma di accogliere. Il lavoro dei preti non è quello di giudicare, ma di ascoltare e capire il contesto della vita e le decisioni delle persone. Io sono completamente d'accordo, ma voglio vedere i fatti. Ma non vedo che la Chiesa incoraggia spesso questo pensiero. Ed è triste, perché io penso che invece bisogna davvero attuare gli insegnamenti di Gesù e che sono necessari nell'approccio della vita. Quindi credo che la questione veramente importante oggi sia: la Chiesa è ancora davvero rilevante? Penso che in quanto giovani noi abbiamo bisogno ora più che mai di credere in qualcosa. I politici ci deludono, l'amore digitale, la solitudine universale, il terrorismo accade a scuola e c'è un'enorme crisi di rifugiati. E quindi a chi dovremmo affidarci? Dove dovremmo indirizzare la nostra fede? Credo che ciò di cui abbiamo davvero bisogno è una comunità che ci offra rassicurazione e guida. Al contrario, per ora riceviamo solamente giudizi sulle nostre scelte. Perché uomini casti che non hanno mai provato i dolori delle mestruazioni, la gravidanza, la violenza domestica, la fatica di gestire un lavoro, una casa e la famiglia, ci danno consigli e vogliono avere il controllo su come noi gestiamo la violenza domestica, il matrimonio, la gestione familiare, gli abusi sessuali, la genitorialità, con chi ci innamoriamo e che cosa decidiamo di fare dei nostri corpi. Purtroppo non c'è posto qui per le voci delle donne. Queste decisioni vengono prese durante i sinodi, dove le donne non ordinate non possono votare. Bene, le donne giovani non faranno parte di questo gioco. Papa Francesco sta tentando di avvicinarsi a noi. Per esempio, ha lavato i piedi alle donne e sta prendendo una posizione molto ferma sulla crisi dei rifugiati. Ma ci sono ancora voci di dissenso anche tra i suoi vescovi. Mi piacerebbe molto, tanto per citare Elvis, vedere un po' meno di conversazione e un po' più di azione. Come la mia amica, la Chiesa può essere importante, può essere rilevante, ma al momento no, non penso che lo sia. Se allontanate le persone che hanno più bisogno di voi, solo per difendere queste gerarchie, penso che ad un certo punto queste persone si allontaneranno da sole da questo sistema che non fa altro che allontanarli. I millennials, come noi, sono senza radici e stanno sempre cercando qualcosa a cui appigliarsi in un mondo che sta cercando di cambiare in meglio. Più importante, la Chiesa, che dovrebbe essere un luogo di santuario, di preghiera, non ci dà sicurezza. È triste ma vero che le donne che subiscono abusi preferiscono rivolgersi alla polizia anziché ai vescovi per cercare giustizia. E cosa pensiamo delle violenze sulle comunità LGBT, violenze che subiscono sia in casa che nelle comunità? La Chiesa non ci ha pensato e anzi, al contrario, esclude queste persone. E questo è triste. I giovani guardano tutte queste tematiche con sospetto. Perché dovrebbero tornare in una chiesa che nemmeno li vuole? È davvero molto difficile cercare di conciliare tutto ciò con l'attitudine di Gesù. Lui ha cresciuto le persone con amore, con i valori dell'amore, del perdono e dell'accettazione.
Quindi come possono le persone crederci? Dove vedo il futuro della Chiesa? Credo che la Chiesa abbia necessità di riordinare e ripensare i suoi valori e priorità. A meno che non voglia permettere uno spostamento nelle dinamiche di potere, permettendo l'accesso alle donne, perderà rilevanza. Le priorità dovrebbero essere quelle riguardanti i bisognosi, e attivare tutto ciò che Papa Francesco richiede per i migranti. Costruiamo ponti, non barriere. Creiamo degli spazi per le voci dei giovani perché vengano ascoltate. Cerchiamo di entrare nelle loro teste e vedere il mondo con i loro occhi. Cercate di ascoltarci e rispettate le nostre azioni e il modo in cui vogliamo modificare il mondo. Potremmo non essere a messa, ma siamo qui fuori a cercare di fare la differenza. Pensate al movimento MeToo, che ha parlato e portato alla luce gli abusi sessuali. Noi ci stiamo muovendo in avanti a una velocità spaventosa e non ci possiamo fermare, ma abbiamo bisogno di una guida. Cerchiamo di essere onesti e trasparenti e acritici. Buttiamo fuori dalle finestre le regole. Aiutateci a vivere nel messaggio del Vangelo di amore, giustizia e pace. Grazie. Grazie. Il nostro indirizzo Twitter è sempre VOF Women, Why Women Matter con hashtag. Grazie sempre per aver partecipato alla nostra conferenza e ascolteremo ancora ciò che avete da dire. Il nostro prossimo oratore è Juana Gomez, che fa parte del progetto Servizio ai Gesuiti per i Rifugiati. Joana ha avuto un'esperienza che le ha modificato la vita e vorrebbe condividerla con noi. E per coloro che ascoltano qui, Joana parlerà in portoghese. Benvenuta. Hola. Good evening. My name is Joana. And 3 years ago, I worked in a school in Lisbon, in Portugal. I had everything I wished. I had a car, I had a job, I had close friends. I was happy at 99%. But there was something I missed. And I realized that what I missed was to substitute what I already had. In 2015, I volunteered and something changed in my life. For 3 weeks, I volunteered in Sicily, in a refugee camp. And I asked those men, what would you like to be in the future? And they asked me back, what does future mean? So I understood that this was what I wanted to do. Then I came back to Portugal, and in 2016, I realized that I couldn't get on in that way, so I asked my boss if I could leave. In that moment, I came back to Sicily and I did the same job I did last year. And that was the most difficult job of my life. One day, there was a rebellion in that camp, and all men were shouting. They all wanted better conditions. They were very angry.
I was scared, but I tried to build a bridge. I want, and I told myself, I want to work with them. When I got home, I came here in Rome, and I said, I want to work with refugees. I want to collaborate with you. And they sent me to Chiad. But my parents, my relatives, my friends were all worried for me. And they asked me, why did you make this choice? And I tried to explain them the reasons why I made this decision. And I felt that this was my path. And people asked me, so don't you want to get married? Don't you want to have children? This explains that we have some rules, we have a kind of agenda, we have a kind of program pre-established. And we see this program on television, on newspapers. Either you get married or you become a nun. In Chiad there was a similar reality. In Chiad, girls of my age are already married, have already 5 children, and they have no other choices. And once a professor of mine told me, you are very lucky. You are not married yet. And then I understood that this concept we have here in Europe and in developed countries creates this situation. But how many women here are happy, even if they don't have a family, even if they aren't married? So how many of you are happy? So I understood that there is a call, there is something who goes beyond this prejudice. And this is what I'm facing. So I understood that there are many women, many men, but above all many women who feel this call, but they do not know how to answer. They don't know how to face society. I was asked what saints were going to be celebrated in this week, and I noticed that all saints were men. We need to invite young people widely. We need to invite young people to go out. Young people need to be happy, and young people need to listen to this call, the call of the Lord. So, where is the church? The church must be at the core of this discussion. But not with words, with actions, with examples. The church I belong to is an alive church. Is a church which recognizes the difference among women, among missions, and who gave the missions the same values. It is important to be a good nun, a good woman, a good mother, a good coordinator, a good leader. Women can be part of our church. The church can recognize the difference of each of us. During the Mass on Sunday in Chiad, I realized that the celebration is in French.
But also people who spoke Arab or other language could participate at it. And they didn't understand anything. And this is very important because it means that women are already included in the church. So we need to recognize this and give value to women. I would like to conclude telling you a story. Last year I was in Chiat, and it was during the 8th of March, and a person who had to talk in front of the public was a woman. She was very nervous, and it was really hard to listen to her because of her voice. I told her, speak louder. She started using the body to communicate. She used a metaphor, saying that the woman is like water. Without her, life is not possible. I tell you this because it is important to defend the woman, and to defend women and girls. And I would like that this experience, this metaphor, could teach something to you. I repeat, the woman is like water, and we need to encourage this. Thank you. Grazie Joana. Il prossimo, il nostro prossimo oratore, ci muoveremo dal Chad all'Uganda. Parleremo quindi con Juanita, che proviene appunto dall'Uganda. E ha un messaggio che è questo, un messaggio vero, efficace e un messaggio vivo. Quando si ascoltano le sue parole potrete davvero capire perché. Benvenuta. Thank you. Grazie. Happy Women's Day. Buona festa della donna. My name is Senfuka Juanita. Mi chiamo Senfuka Juanita Warri. A lesbian. Sono lesbica. A Catholic. Sono cattolica. Sono in favore dei diritti umani. Sono nata e cresciuta in Uganda con 15 fratelli. Sono anche il direttore esecutivo di Freedom for Uganda, che è un'organizzazione che dà potere e si batte per i diritti e il rispetto delle donne lesbiche. Faccio anche parte del Comitato Arcobaleno Cattolico. È una nuova organizzazione che riunisce gruppi di persone LGBT. Il genere fa parte della mia storia. Prima di essere lesbica, io sono una donna. E tutto ciò che colpisce le donne in questo mondo colpisce anche me. La discriminazione e l'odio verso le persone LGBT è al vertice di questo. Quindi vedete, io sono discriminata anzitutto per essere donna e inoltre per essere lesbica. Essere lesbica in Uganda pone molte difficoltà. Per esempio, io ho iniziato ad avere delle sensazioni omosessuali quando avevo 7 anni, ma non ne sapevo nulla e non sapevo neanche con chi parlarne. Solo quando ho avuto 14 anni ho capito che dovevo cercare delle persone simili a me, che fossero lesbiche. L'ho scoperto da un libro chiamato Delivered from the Powers of the Devil. Immaginate. Ho iniziato una lotta interna con me stessa finché ho capito che avevo partecipato a scuole cattoliche. Mi sono ricordata cosa avevo imparato dalla Bibbia. Mi sono ricordata
che siamo tutti creati meravigliosamente e ugualmente a immagine di Dio. E siamo tutti uguali ai suoi occhi. Vi dirò una cosa, ci sono 193.000 chiese cattoliche in Uganda, più di scuole e ospedali messi insieme. In un messaggio che proviene dalla Chiesa, noi vediamo un messaggio di Dio, perché viene passato dagli uomini di Dio. Le credenze religiose e culturali coinvolgono le donne in molti modi. Per esempio, a 25 anni ci si aspetta da una donna che sia sposata. E le famiglie, se questo non accade, si vergognano. E questo è il motivo per cui la maggior parte delle donne vengono costrette al matrimonio dei propri genitori, per salvare le apparenze nella società. Ecco perché tante donne vengono costrette al cosiddetto stupro correttivo e ad altre forme di violenza quando i loro genitori scoprono che la loro figlia è diversa. L'omosessualità è ancora illegale in Uganda e la discriminazione e l'odio verso le persone LGBT viene alimentato e continua ad esserlo dalle leggi assolutamente dittatoriali. Un progetto di legge firmato nel 2009 è stato approvato in Uganda e riguarda l'antiomosessualità. E nonostante un giornale abbia pubblicato delle foto di omosessuali, il mio caro amico David Kato ha pagato con la propria vita nel 2010 poiché egli compariva in una di queste foto. Questa pubblicazione ha portato le persone in Uganda a volerci uccidere. E le persone che potete ancora trovare sono le poche che si sono salvate. Ciò che davvero conta è il ruolo che la Chiesa sceglie o non sceglie di adottare di fronte al mondo, non associandosi a chi vuole venirci contro o ucciderci. Tutti i leader ecclesiastici finora si sono schierati contro l'omosessualità. Dunque, io chiedo, perché Papa Francesco si è fermato qui? L'ottobre scorso Papa Francesco ha detto che la pena di morte va contro il Vangelo. Ha detto, per quanto sia grave il crimine commesso, la pena di morte è inammissibile. Sì. La pena di morte è inammissibile, per quanto grave possa essere il crimine commesso. E perché quindi l'omosessualità viene ancora considerata crimine nel mondo cattolico? Perché? I nostri leader religiosi posseggono veramente le chiavi per proteggere le vite delle persone LGBT, e non solo in Africa. Ma immaginate se il Vaticano si esprimesse chiaramente contro la criminalizzazione delle persone LGBT e decidesse di difenderle e di proteggerle. A quel punto avremmo speranza. Probabilmente vi starete chiedendo perché io sia ancora una cattolica praticante. Me lo chiedo anch'io.
come altri che non si sono allontanati, perché credo sia la mia responsabilità, dovere, il mio ruolo. Il mio ruolo è quello di modificare la mentalità che mi circonda, perché credo che io faccia parte di una missione per conto di Dio. Quando in quel momento ho realizzato che tanti di noi si stavano allontanando dalla Chiesa Cattolica, ho iniziato ad attivare un club cattolico LGBT. Qui possiamo pregare insieme, ci possiamo sostenere spiritualmente. Cerchiamo di fare molto per le nostre comunità, ma non solo per quelle LGBT, ma anche per le persone bisognose che ci circondano. C'è molto ancora che voglio fare all'interno della Chiesa, ma spesso vengo limitata dal mio orientamento sessuale e dal genere, che in fin dei conti è stato creato da Dio. Credo che le cose potrebbero cambiare. Le donne hanno molti ruoli che potrebbero ricoprire all'interno della Chiesa e nessuno deve potersi frapporre con le donne nel percorso dello Spirito Santo. Perché le donne devono essere bloccate? Quindi ho una domanda per la Chiesa. Devo forse rimanere nascosta quando il Vangelo mi chiama a risplendere? Grazie mille. Lei è davvero una guerriera. Sei molto coraggiosa e grazie per le tue parole. Quindi avrai molte cose da fare quando torni a casa. Noi saremo con te. La nostra prossima oratrice è Costanza Alvarez de Castro. Lei è stata qui anche l'anno scorso. E lei è stata ispirata da molte belle parole che ha sentito qua l'anno scorso, ma ce n'è una in particolare che l'ha colpita. Le diamo il benvenuto, grazie per essere qui. Buon pomeriggio a tutti. Mi chiamo Costanza Alvarez de Castro e sono un'artista. Io ho dato il via ad un'iniziativa chiamata Painting for Marguerite. E l'obiettivo è di dare finanziamento all'istruzione nel mondo. Ho partecipato a Voices of Faith anche l'anno scorso e sono stata colpita ad esempio dall'argomento che riguardava il genocidio del 1994 in Burundi. Tanti discorsi l'anno scorso mi hanno colpito, ma questo in particolare. Mi sono resa conto che la maggior parte delle storie che ho ascoltato erano molto diverse dalla mia, perché io vivo qui a Roma e la mia vita qui a Roma, la mia vita quotidiana è completamente diversa da altre realtà. Ovviamente lo sapevo già, ma in quel momento il mio sentimento è stato più forte. Poi ho ascoltato la storia di Stefani, che aveva più o meno la mia età. Aveva un contesto simile. Ma lei aveva fatto già così tanto per il mondo che ho sentito anch'io un dovere morale, ho sentito che anch'io dovevo fare qualcosa per il mondo. I giorni successivi all'evento ho pensato molto a cosa poter fare per aiutare i bisognosi. Siccome io sono una pittrice, ho deciso di creare una piattaforma che unisse l'arte e l'assistenza e l'ho chiamata Painting for Marguerite. Ho parlato con alcuni miei amici di quest'idea e loro mi hanno aiutato a trasformarla in realtà.
a giugno scorso, nel 2017, siamo riusciti a dare il via al nostro primo progetto in Ruanda. Adesso a Painting for Marguerite ha un altro progetto chiamato Cycling to Education, il cui obiettivo è quello di comprare biciclette per le ragazze che frequentano la scuola a Zaleka, nel campo profughi, in Malawi. Questo progetto sarà finanziato da una mostra fotografica di Luca Catalano Gonzaga, che è esposta qui fuori, dove si terrà anche il coffee break. E il prezzo iniziale è di 4.000 euro, ma voi ovviamente siete liberi di donare quanto volete. Per qualsiasi informazione potete rivolgervi alla mostra qui fuori. Grazie mille per essere qui e per il vostro supporto. E sono davvero felice di poter dare anche il mio contributo. Grazie. Grazie Costanza. E questa opera è veramente meravigliosa. Se avete voglia potrete osservarla qui fuori. A Painting for Marguerite è veramente meraviglioso ed è per una buona causa. Dunque, adesso ci fermeremo, faremo un piccolo break e tutti i nostri partecipanti potranno lasciare la sala, ma lo streaming continuerà. E adesso assisteremo a una breve performance musicale di alcuni nostri amici musicisti per il nostro streaming live. Thanks. Grazie. Parti direttamente con la parte strumentale. Che guardi il mondo, il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda più. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai. Se non c'è strada sotto il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo che vedi. Mio fratello che guardi il mondo, il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo,
e il cielo non ti guarda più. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Thank you. Thank you. And our dear guests, if you don't mind leaving the room for a few moments while we do a little live stream interview. So if you can come back in a few. Com'è il cognome di Lucia? Quietly leave. We'll do a live stream. We'll continue the live stream conversation. Susanna, how was this for you? It was fine. I mean, at the end. At the end. Well, we're looking up there. Here's our audience. Hi. Great. So Susanna, I now that the nerves have calmed and we're in the moment, you're here. What has this experience been like for you today? It's been first of all, it's really empowering to be in the crowd of women who feel and act alike and say similar things. It's, you know, we are from different countries, and I guess I come from the country where Catholic feminism and Catholic women are not yet outspoken about their needs and their voices are not heard. So it's really very important to be here. Buongiorno, noi siamo qui parlando del ruolo della donna nella Chiesa Cattolica e siamo qui per far sentire le nostre voci. È interessante che il tema ricorrente sembra essere che molte donne che sono qui, nonostante tutto, sono rimaste nella Chiesa. Perché siamo rimaste? Perché siete rimaste? Volete rimanere di più? Volete lasciare la Chiesa? Che volete fare? Io penso che qui sono l'eccezione, perché sono l'unica qui che ha deciso di non essere battezzata. Io sono stata battezzata quando avevo 3 anni, quindi tranquilla, non preoccuparti. Beh, però è bello vedere che molte donne vogliono comunque sentire le nostre storie, le nostre testimonianze, e tutto questo ci fa sentire ancora parte della Chiesa. Ed io voglio rimanere parte della Chiesa. È questo quello che voglio, l'essere connessa a tutti. E tutto ciò mi rende più forte. Ed è questa la Chiesa che voglio. Non voglio essere una cittadina di serie B, come ha detto anche Susanna. Costanza, tu eri qui anche l'anno scorso. Qual è stata la tua esperienza? Beh, quando sto con i miei coetanei o persone che hanno un contesto simile al mio, li sento molto distaccati in alcune situazioni.
Ad esempio, se io parlo, loro spesso mi ignorano perché trovano la conversazione non interessante. Ma allo stesso tempo non potrei vivere senza considerare la Chiesa parte della mia vita. Io sono stata fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre incoraggiato, mi hanno trasmesso molti valori, sono molto tollerante. Mia madre è di San Salvador, che è un paese molto povero, quindi io conosco le differenze tra le varie parti del mondo, ma ciò che ho vissuto l'anno scorso davvero mi ha fatto cambiare, mi ha fatto dire io devo fare qualcosa. Come possono le vostre storie essere diverse? Voi avete la vostra storia in parte uguale, in parte simile, ma ad un certo punto è diversa. Perché? Beh, noi veniamo da un contesto parzialmente simile. Io ho frequentato anche la scuola ashram, non solo la scuola cattolica. L'India è una realtà molto eterogenea. Quindi ho avuto i miei genitori con due cammini spirituali diversi. Poi ho frequentato questa scuola. Ho frequentato la scuola cattolica dove mi hanno detto questo è l'unico modo per essere cattolica. Poi sono andata nella scuola ashram e mi hanno detto questo è l'unico modo per essere induista. E quindi mi sono chiesta ma cosa devo essere e come devo esserlo? Quindi non quando sono stata battezzata ma dopo mi sono finalmente resa conto che io devo parlare e io devo decidere. Questo è un lusso che non si devono permettere gli altri, ma io devo decidere. Ok, torniamo un po' indietro. Ah, c'è anche un'altra videocamera. Questa è una produzione in progress. Ci sono delle persone che vogliono sapere, voi andate, nonostante tutte queste domande, questi quesiti che vi ponete, voi andate a messa tutte le domeniche? Sì, io sì. Sono cresciuta così. Vivo in una grande città, ci sono 2 milioni di abitanti e ho fatto la mia scelta. Dopo le esperienze che ho avuto, non entro in una chiesa che non conosco. Questo sì. Perché si tratta pur sempre di una scelta. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica, sono stata battezzata e tutto il resto. Io andavo a messa con mio padre. Ad un certo punto ho smesso, non per lui, ma semplicemente perché non mi trasmetteva ciò che io cercavo. Poi sono tornata ed sono stata davvero molto sorpresa, perché alla fine ho trovato un bravo prete che mi ha trasmesso ciò che cercavo. E lì ho trovato anche molti amici. Ho iniziato a parlare con il prete. E lui, dopo vari discorsi, mi ha detto, bene, tu sei credente, tu credi in Dio. Si vede che hai letto la Bibbia, si vede che hai frequentato la chiesa. E questo mi ha invogliato a tornare in chiesa e vado sì a messa tutte le domeniche. Voi avete parlato anche di altri luoghi diversi dalla chiesa.
Certo, anche la Chiesa è una scelta, quindi si sceglie se andare a messa in una determinata Chiesa o meno. Voi anche scegliete il vostro cammino di fede o no? Bisogna sviluppare le proprie capacità tecniche e di pensiero. Io posso decidere, come ho detto anche prima, qual è il mio cammino spirituale e qual è il mio rapporto spirituale con Dio. Quindi io devo fare queste scelte, le devo fare da me, non devo seguire un cammino prestabilito. Quindi io sì, io vado in chiesa, ma non vado a messa. Perché ho avuto delle esperienze personali che non mi hanno fatto sentire a mio agio, io non mi sono sentita spesso sicura. Quindi per me, per la messa, è un discorso un po' differente. Questo non significa che io voglio lasciare la comunità, io rispetto comunque. Ad esempio, entro anche in una chiesa vuota e prego. Questo è un discorso che potremmo estendere anche ai giovani. Voi state parlando individualmente. Io penso che le persone della mia età preferirebbero fare qualcosa, come ha detto anche prima Costanza, fare volontariato, insegnare, fare qualcosa che li faccia sentire parte della Chiesa, al di là del movimento, anziché preferirebbero questo anziché andare a messa, perché la messa non sempre ci accoglie, non sempre ci fa sentire a nostro agio, e questa è la realtà di oggi. Per cui molti giovani neanche provano ad andare a messa. Quindi molti pensano, perché dovrei sprecare il mio tempo andando a messa quando potrei utilizzarlo per fare altro, fare volontariato, potrei attuare la parola di Dio in un altro modo. Pensiamo un attimo a Gesù. Gesù è vissuto, ha amato, ha perdonato, è stato una guida per molte persone. Quindi i giovani hanno bisogno di fatti, hanno bisogno di qualcuno che li incoraggi ad attuare ciò che Gesù ci ha insegnato. Ed è così che si può fare una differenza e dobbiamo provare a fare questa differenza. As much results as actually going and acting on what you see. Yeah. I want to offer a little bit different perspective. Vorrei esprimere un'opinione un po' diversa. Io non credo in un attivismo con delle regole prestabilite. He said that it's a drama of activism of our times, which was 60s for him. L'attivismo ci sono molti modi per essere attivo, non solo uno. Bisogna creare dialogo, bisogna aprire le prospettive, bisogna aprire le menti. Not bothering you from other sides, not making you uncomfortable, so that's something that have to be secured. But it may be that certamente noi dobbiamo sentirci al sicuro e a nostro agio. Ma dobbiamo anche incoraggiare i giovani ad andare a messa, perché la benedizione della domenica è importante per noi cristiani. Significa partecipare, prendere parte nella Chiesa e nella casa di Dio. Non è quello che è successo a te, ma io credo fermamente in questo principio. Devo dire che la messa che frequento la domenica, la Chiesa è molto grande, è sempre piena di giovani. Io sono giovane, ma ci sono anche molti che sono più giovani di me. E secondo me molto dipende anche dal prete.
da ciò che dice, da come lui si pone, dal dialogo che crea con i giovani. Davvero riesce a toccarti l'anima. È molto tradizionalista, attenzione, segue i principi, ma anche se è fermo ti parla, e secondo me questo è fondamentale. Beh, spero che sia un giorno qui. La tua è una generazione diversa. Cosa significano per te queste parole? Bene, lo stavo per dire, ma alla fine non l'ho più detto. È stato più facile di quanto pensavo. Tante cose che ha detto, soprattutto i momenti in cui parlava dei documenti che ha trovato nella comunità gesuita, mi hanno molto toccata. Quando parlo ad esempio con le coetanee di mia madre, vedo sempre che alcune tematiche è come se ritornassero. Loro anche, così come me, come le mie coetanee, si chiedono come ci comportiamo adesso, seppur 20 anni dopo. Ma nessuno però ha iniziato ad attuare un lavoro vero e proprio, sono rimaste solo parole. Non è, questo non riguarda solo noi, ma riguarda tutti. Quindi dobbiamo, qualcuno dovrà pur muoversi prima o poi. Qual è la vostra reazione? Io la trovo fantastica. Voglio dire, possiamo votare per il Papa. Davvero lei mi ispira. Lei potrebbe essere un modello da seguire. Lei è parte del cambiamento. Io spero che lei possa vivere in un periodo in cui questo cambiamento avvenga. E spero che davvero queste cose riescano ad attuarsi e che noi riusciremo a viverle. È stato veramente molto bello vedere questa chiamata all'azione, questo richiamo all'azione. Ed è stato molto importante ascoltarlo. Trovo davvero molto interessante ciò che tutte le voci di fede dicono. E vi ringrazio tutte per essere qui. E parte dei cambiamenti è anche qui. Questo dimostra quanto le donne si stanno impegnando affinché questo cambiamento avvenga. Abbiamo avuto alcune donne anche l'anno scorso che sono sopravvissute al genocidio in Burundi. Abbiamo avuto tante testimonianze rilevanti. Ah, io mi sono commossa. In India abbiamo anche una legge che ritiene che l'omosessualità sia un crimine. Attenzione, non solo non nella Chiesa, ma proprio nella società. Ed è davvero molto triste. È triste quando hai a che fare con, quando trovi opposizione e quando tutti ti dicono no, scusami, tu qui non sei il benvenuto. Ma che cos'è questo? La Chiesa non può seguire questo cammino.
E come possono gli altri non guardare queste cose? È questo il punto, secondo me. Per esempio, quando io prima ho detto che alcune storie non sarebbero mai capitate a me, perché la mia vita è completamente diversa, la mia realtà è diversa. E quando sento queste storie, davvero non c'è altro posto in cui vorrei essere per poterne parlare. Ed è quello che mi piacerebbe che altri giovani si ispirassero a queste storie per trovare il coraggio e per parlarne. Ed è davvero significativo. Sembra niente, ma in realtà è molto significativo. Perché tutti qui stiamo, bene o male, combattendo per qualcosa. Non è una questione di maggioranza o minoranza. Noi ci stiamo battendo per vari valori. Ed è così che va il mondo. Ho visto Voices of Faith prima, negli anni precedenti, e ho ascoltato le voci di queste donne. Purtroppo lo streaming non funzionava tanto bene, quindi non ho seguito alla lettera. Per me, frequentare la Chiesa in Europa significa un po' centralizzare quello che gli europei pensano della Chiesa. Mi fanno pensare, però io ho bisogno di pensare più ad una Chiesa globale. Se diciamo che siamo una Chiesa cattolica, cattolico significa universale, non regionale. Quindi io spesso mi chiedo, ma come si sentono le donne in Africa, in Asia, nelle altre parti del mondo al di fuori dell'Europa? Non è anche questa la nostra chiamata, preoccuparci anche di questo, di considerare la Chiesa come universale. Noi veniamo da diversi paesi, abbiamo esperienze di vita diverse, quindi dobbiamo, però nonostante tutto, tutte noi proviamo frustrazione nelle nostre diverse situazioni, quindi è questo a cui dobbiamo pensare, ad una Chiesa globale. Questo è un giorno, è un anno, ognuno di noi se ne andrà tra un paio di giorni. Cosa farete nelle prossime settimane? Io insegnerò a scuola. Certo, è questo quello che amo del mio lavoro, avere a che fare con i giovani di 15, 16, 17 anni, che hanno così tante domande. Io li ascolto e sono così felice perché dico, è questo quello a cui dobbiamo pensare, noi di questo ci dobbiamo preoccupare. Ci sono persone che stanno cercando di passare ai fatti e non solo a porsi le domande. E continuerò su questa strada. Tu che cosa farai? Beh, io tornerò in Canada, dove sono un executive recruiter in un'azienda tecnologica. E nella squadra dove lavoro, dove siamo tutte donne, ma per caso, cercherò di incoraggiare questo fatto, questa cosa di mettere le donne alla guida, nella leadership, per creare qualcosa che sia accessibile a tutti. E sì, tornerò anche a messa. Forse magari in Canada è diverso. Io purtroppo non lo so. Adesso ogni volta che andrò in un paese, in un nuovo paese, cercherò di andare in chiesa per vedere, proprio per vedere le differenze tra un paese e l'altro.
e spero che succederanno tante belle cose. Sono molto onorata di aver fatto parte di questo evento. Come ha detto Mary McAleese, ci sono state moltissime iniziative portate avanti anche a livello di tavole politiche decisionali. E noi stiamo proprio parlando di come far ascoltare le nostre voci e di come riuscire comunque a salvare le apparenze. Si tratta di una strategia diversa, rimanere silenziose, ma la chiamata all'azione è importante. Che cosa farete voi la prossima settimana? Oh, io normalmente di giovedì prendo il mio giorno di pausa dal mio lavoro di ricerca, quindi siccome sto finendo un libro sulla cristianità per portare queste nozioni anche al pubblico polacco, penso che continuerò a lavorarci perché il libro deve andare in stampa e quindi sono un po' sotto pressione. Ma questo è più o meno ciò che faccio di giovedì normalmente, cioè scrivo, mi concentro, penso alle donne nella chiesa e al tipo di ruoli che potrebbero ricoprire. Ed è importante che gli uomini e anche le donne polacche possano leggere di queste cose, di questi fatti così interessanti. Costanza, tu sei un artista, quindi immaginerei che tu starai nel tuo studio, sì, e a lavorare sul tuo progetto A Painting for Marguerite. Quindi continuerai a dipingere per Marguerite? Dobbiamo spiegarlo. Sì, in effetti sì, starò in effetti nel mio studio perché ho alcuni dipinti in arretrato da finire e sì, continuerò ad impegnarmi in questo progetto. Quindi la prima volta che siamo riusciti a portarlo avanti si è basato tutto su un dipinto fatto da me. E se riesco ad essere più vicina a pittori più importanti, potremmo ampliare ulteriormente questo progetto e portarlo ancora avanti, esatto. Magari, come ha detto una di loro prima, potremmo essere noi i nuovi vertici, chissà. Bene, signore, grazie mille per avermi accompagnato in questa intervista. Il nostro streaming continua, continuate a guardarlo e vi aggiorneremo presto sulla seconda parte del nostro evento. Quindi, l'evento continua. Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda più. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri,
prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo. Il mondo non somiglia a te, mio fratello, che guardi il cielo non ti guarda più. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Thank you very much. Thank you. Thank you, Silvia Genovesi and Simone Frezza. Thank you. It was beautiful. Grazie, è stata una performance meravigliosa. Ora iniziamo la seconda parte. Abbiamo un dibattito di oratori meravigliosi che discuteranno il potere di trasformazione della Chiesa all'interno del XXI secolo. Professoressa Tina Betti, aspettiamo che lei presenti gli altri oratori. Funziona? Sì, grazie. Benvenuti in questo momento di dibattito. E questo è davvero un momento di dialogo in cui è necessario ascoltare i nostri oratori. E potremmo anche chiedere loro delle domande. Vi preghiamo quindi di inviarle al nostro sito di VOF Voices of Faith per aiutare la discussione e i commenti. Papa Francesco ha detto del dialogo che le donne e gli uomini, i giovani e gli anziani comunicano in modi diversi, ma noi dobbiamo trovare un modo comune per comunicare e trasmettere amore e dialogo. Dobbiamo essere sicuri di ascoltare ciò che gli altri hanno da dire e mai sminuire ciò che vogliono dirci, anche quando si esprime il proprio punto di vista. Ricordiamo sempre di non barricarci dietro le nostre idee limitate, ma dobbiamo espanderle. Quindi mi sento estremamente privilegiata a gestire questo dibattito all'interno del Vaticano. E sebbene alcuni non possano essere qui con noi in persona, ci stanno seguendo e ci continueranno ad ascoltare. Dunque, posso dare il benvenuto qui ai nostri
oratori, quindi li presenterò brevemente. Abbiamo l'ex presidente d'Irlanda, Mary McAleese, che non ha bisogno di alcuna presentazione perché già la conosciamo per le sue azioni all'interno della Chiesa. La sua presidenza femminile è stata basata sulla costruzione di ponti ed è proprio ciò che vogliamo fare oggi, costruire ponti. Abbiamo anche padre Luke Hansen, che è un sacerdote ed ha molta esperienza nel lavorare con persone che soffrono per la solitudine, con persone davvero ai margini della società e che però fanno parte della sua vocazione al sacerdozio. Lavora anche qui all'Università di Roma ed è un privilegio averlo qui. Al nostro dibattito parteciperà anche, tanto per accrescere il livello di esperienze qui presenti, Elisa Orbagnano Sernando, che fa parte del Ufficio per i programmi regionali del Servizio dei Gesuiti per i rifugiati e che ha provato sulla propria pelle le lotte delle donne in Africa per la parità. Inoltre abbiamo la collaborazione di Alina Oehler dalla Germania e quella della giornalista Nicole Sotelo, che ci offrirà la sua giovane voce per ascoltare ciò che dicono i giornalisti statunitensi della Chiesa. Quindi benvenuta in questo dibattito e non vediamo l'ora di ascoltare ciò che hai da dire. E ultimo ma non meno importante abbiamo Alina Oehler, che abbiamo già presentato ed è una teologa e giornalista tedesca. È una freelancer per vari quotidiani tedeschi ed è meraviglioso avere qui con noi una così ampia gamma di persone così piene di talento e di ispirazione. Quindi vorrei incominciare con le domande per ognuno dei nostri oratori. Seguiremo poi con la nostra discussione. Dunque, Mary, la domanda che ti rivolgiamo in questo dibattito è: riuscirà la Chiesa a sopravvivere al XXI secolo? Fino a poco tempo fa, l'Irlanda è stata un paese prevalentemente cattolico, ma sembra che ultimamente abbia perso smalto nell'Irlanda. Quali pensi siano i maggiori problemi e quali pensi che siano le trasformazioni necessarie per aumentare la credibilità della Chiesa e per farla sviluppare ulteriormente all'interno del nostro nuovo secolo, soprattutto riguardanti il rapporto tra donne e Chiesa? Grazie mille per questa domanda. È una domanda che ci stiamo ponendo in tanti. In realtà dovremmo porla anche ai vescovi con i quali organizzeremo una conferenza a maggio, poiché in Irlanda avremo ancora altri 5 anni di discussione di questo rapporto che in realtà nasce da molto prima. Siamo un paese prevalentemente e anzi massivamente cattolico. Il mio background è stato puramente cattolico e si è svolto a Belfast. E io sono nata in una famiglia con 9 figli e poiché i miei genitori persero il lavoro, abbiamo vissuto in condizioni di povertà. Uno dei miei fratelli ha quasi rischiato di essere ucciso. E per questo ci siamo battuti contro gli omicidi settari. Dunque mi domando quali valori voglio portare con me all'interno della mia vita. E poi abbiamo ragionato io e mio marito sul fatto che questi valori dobbiamo trovarli e trasmetterli anche all'interno della Chiesa. E principalmente si tratta di amare gli altri, non importa quali siano le differenze tra di noi, ma anche nei momenti più duri, anche nei dolori più duri. Nonostante assistiamo ad omicidi, a bombardamenti, non è importante. Quando sono diventata presidente, io credo
da quel momento, ma anche da prima, credo nel messaggio del Vangelo e per questo spero e credo ancora nel Vangelo dell'amore che dà speranza a tutti. Credo che una delle cose che veramente non abbiamo mai espresso con abbastanza chiarezza è che è necessario abbattere questi muri di patriarcato all'interno della Chiesa. Non abbiamo mai visto in effetti la Chiesa davvero sviluppata nel modo in cui io credo che Cristo la volesse. Quindi stiamo vivendo in un momento in cui la generazione più educata, più istruita all'interno dell'Irlanda non si sta occupando della Chiesa. E se la Chiesa non è disponibile, beh, loro si allontaneranno e creeranno altre strutture, staranno altrove, non saranno persone non fedeli, ma forse semplicemente avranno perso fede nella capacità delle istituzioni di veicolare qualcosa di meraviglioso come il potere dell'amore, perché il vertice gravitazionale della misoginia e del patriarcato e dell'omofobia e di tanti altri peccati ha portato via molto rispetto dall'uomo, non solo per quanto riguarda la Chiesa, ma penso per la trasmissione stessa del messaggio evangelico. L'idea stessa di ridurre Cristo ha un messaggio misero, quando invece si è trattato di un personaggio così complesso, stravagante. Negli ultimi 40 anni ho assistito a eventi assolutamente disastrosi e ragionerò e continuo ancora a ragionare su ciò che potremo fare, ma non sono sicura che la Chiesa potrà sopravvivere, non lo farà. E da una parte sarebbe una cosa buona, ma fin tanto che io potrò assistere a questo, assistere al suo sviluppo, io e i miei figli saremo comunque cattolici, perché io sono convinta di aver fatto del mio meglio, io personalmente. Io sono stata una donna e una mamma con una vocazione cattolica e ciò nonostante non va perso questo patrimonio. Grazie Mary. Luke, la tua presenza qui suggerisce che il patriarcato qui abbia ancora delle radici. Tuttavia, tu qui sei una mosca bianca e ci confermi invece un impegno contrario. E ci dimostri che esistono anche uomini che si impegnano per la presenza delle donne nella Chiesa e questo ci rallegra. Sappiamo comunque che tutti i sacerdoti vengono da contesti differenti, con prospettive culturali differenti che portano all'interno della Chiesa. Quindi considerate le sfide che devi affrontare nei confronti delle donne. Qual è la tua esperienza più importante nella formazione, nella tua formazione di sacerdote? E com'è legata la tua fede alla convinzione del dovere della presenza delle donne nella Chiesa? Beh, in quanto prete, la principale esperienza che ho avuto è stata quella di diventare prete e essere qui oggi, ascoltare le voci delle donne, vedere le donne, vedere il coraggio che hanno e il fatto che prendano sul serio quello che dicono, per me è fondamentale. E questa è stata la mia esperienza principale in quanto prete e sacerdote. Una forte presenza di donne è importante. Vedere così tante donne è molto bello ed è importante anche per la Chiesa. Io, ad esempio, ho conosciuto anche delle suore domenicane con le quali ho lavorato per 3 anni.
Per me è importante lavorare con le donne, studiare con le donne, vivere anche la mia vita sacerdotale circondato da donne. Vedere tante donne che studiano teologia presso l'università presso la quale insegno. Io ascolto le loro storie, le loro frustrazioni, il loro rapporto con la Chiesa. Vorrei parlare di un paio di storie, secondo me, che sono state privilegiate rispetto alle altre. In California ho tenuto un corso di teologia e in questo corso, ogni settimana, ascoltavamo molte donne, la maggior parte provenienti dagli Stati Uniti, ma altre provenienti da altri paesi, che avevano subito purtroppo violenza sessuale. La presenza era quasi di una donna per classe che aveva subito questa violenza. Noi insegnavamo loro a perdonare chi le aveva abusate, ma il loro dolore era molto profondo, era molto forte. Adesso, in quanto sacerdote, posso predicare. E posso anche dire la mia sugli abusi e sulle violenze. Questa purtroppo è una realtà nella vita di molte donne del mondo, ma non l'abbiamo mai sentita predicare dal Papa. Questa è un problema che riguarda tutte le donne. In molti casi la formazione sacerdotale avviene solo nel mondo maschile. Ma le donne tuttavia sono parte della nostra formazione. Noi abbiamo molte amicizie femminili che mi hanno aiutato a crescere anche. Mi hanno formato in un certo senso e mi hanno trasmesso i loro valori e le loro capacità innate. E io oggi posso inseguire i miei sogni anche grazie a questo loro insegnamento. Loro vorrebbero inseguire i loro sogni, ma non possono spesso. Spesso devono cedere il loro potere a qualcun altro, ad un'altra persona. Noi invece dobbiamo incoraggiarle ad usare, a sfruttare questo potere che gli è stato donato dallo Spirito Santo. È triste vederle escluse, vedere loro non riconosciute le loro capacità. E io vorrei vedere valorizzato il dono in ogni persona, vedere valorizzato il dono che lo Spirito Santo ha donato ad ogni persona. E tutto ciò può essere ispirato anche dalle voci che abbiamo ascoltato prima, che rappresentano il sogno che anch'io ho per la Chiesa, di vedere più collaborazione tra uomini e donne in tutti i settori. Grazie. Elisa, tu lavori con i rifugiati che combatti per la giustizia delle persone e lo trovo interessante perché è bello vedere il lavoro che svolgi. Quindi, come possono le donne portare benefici alla Chiesa anche in un certo senso? E come possiamo promuovere questa cosa nel XXI secolo e nei nostri vari contesti? In cosa pensi che le donne debbano concentrarsi? E come possiamo combattere la povertà e la lotta di genere nel nostro secolo?
Grazie per la domanda. Prima di tutto vorrei dire che noi sì, siamo concentrate sul potere, ma spesso diamo un'accezione negativa al potere. Spesso dovuto anche a questo sistema patriarcale autoimposto. Il potere di cui voglio parlare è il potere dell'opportunità, cambiamento sociale, giustizia sociale e la società in genere. Come la maggior parte della classe lavorativa, nella maggior parte delle parrocchie dei lavori nel mondo, il potere non è visibile. Ad esempio, oggi è in corso lo sciopero femminile, riusciamo a vedere quanto noi siamo potenti ed è straordinario. Potete immaginare se solo per un secondo tutte le donne del mondo, noi qui ci fermassimo? Non solo la Chiesa, ma tutto ciò crollerebbe. Quindi noi abbiamo il potere. Sia nella Chiesa che nella società, le donne sono decisive. Le donne hanno diverse necessità e trovano diverse risposte. Ed è il che è completamente diverso dall'essere uomo. L'uomo senza la donna è incompleto. C'è sempre una parte mancante. E questo è non solo dal mio punto di vista. Noi utilizziamo il potere sbagliato spesso. Anche l'escludere le donne, secondo me, è comunque una forma di violenza. E il continuare a considerarle cittadine di seconda classe è anche una violenza. È un tipo di violenza diversa, ma non minore rispetto alla violenza domestica o alla violenza di genere. E anche per questo forse la povertà è femmina, perché noi siamo cittadine di serie B. Ed è quindi noi dobbiamo muovere le nostre energie in una direzione diversa. Quindi noi dobbiamo alzare le nostre voci, ma anche ascoltare. Ed è per questo che oggi siamo qui a parlare, per iniziare ad agire. Come ha detto Ignazio di Loyola, l'amore è dentro di noi. Grazie. Penso che anche Elisa abbia detto qualcosa di importantissimo che però non compare spesso nelle prediche che ascoltiamo normalmente. Grazie. E potremo tornare su alcune di queste domande. Esistono dei teologi americani che hanno parlato spesso del rapporto del potere femminile. Hanno detto che è scorretto dire che le donne non abbiano potere, ma questo rientra nel problema della gestione del potere all'interno delle istituzioni. Non si tratta tanto del genio femminile, ma di arrivare a farci sentire in modo chiaro, e questo potere può essere usato in entrambi i modi, in modo corretto, e noi dobbiamo trovare il modo, una strategia per farci ascoltare in modo corretto e promuovere delle relazioni più chiare e trasparenti. Grazie, grazie. Dunque, Nicole, in quanto giornalista cattolica, anche tu hai una grande influenza su chi ti legge e hai parlato di abusi sessuali. So che hai parlato di donne che stanno diventando sempre più silenziose, che si stanno ammutolendo di fronte al dominio maschile.
Dunque vorremmo sapere cosa pensi di questo problema, un problema che in realtà coinvolge tutti i nostri oratori, cioè il modo in cui dobbiamo far sentire le nostre voci. Che cosa pensi che abbiano necessità le donne per poter farsi ascoltare al meglio all'interno della Chiesa del XXI secolo? Grazie per questa domanda. Inizierò con una storia per rispondere a questa domanda. In tutta la mia vita ho testimoniato o sono stata testimone di circostanze e situazioni di abuso, e nel contesto della Chiesa Cattolica uno di questi momenti si è avverato quando avevo 12 anni. Quell'anno George Predeman, un sacerdote che insegnava nella nostra scuola, è stato nuovamente arrestato quando ha cercato di fuggire dal paese poiché era stato accusato di aver abusato sessualmente di alcuni bambini. Quando mi ricordo di quei momenti ed ero bambina, le donne che si erano riunite fuori dalla scuola erano tutte mamme, erano tutte donne dei bambini, e stavano mormorando, bisbigliavano di questa situazione. Sapevo che si trattava di un problema serio, anche se non riuscivo a capire bene tutti i dettagli, ma mi ricordo di questa folla di donne che mormorava. Nessun insegnante ci parlò di questo problema e il sacerdote non lo menzionò mai di domenica. Silenzio. E voglio raccontarvi questa storia perché penso che sia spesso ciò che accade nella nostra Chiesa attuale. Molti cattolici, di fronte ad abusi o pressioni o diseguaglianze, rimangono in silenzio. E negli Stati Uniti c'è uno psicologo fantastico che sta cercando di portare avanti una ricerca molto ampia sulle donne e sugli uomini che iniziano ad ammutolirsi per entrare nel paradigma patriarcale. E per le donne giovani questo processo inizia quando hanno 10, 11, 12 anni, alla stessa età in cui io ho assistito a questa situazione. E ciò che accade è che vengono coinvolte donne come me. Non capiamo come dovremmo comportarci da donne. Qualcuno ci dice come dovremmo farlo, ma si tratta di una questione fondamentale che dovremmo decidere noi. Le donne che hanno molto potere e che creano questo potere con le relazioni hanno paura di parlare chiaro e perdere queste relazioni e quel poco di potere che ci rimane. Quindi molte di loro rimangono in silenzio ed è una loro scelta. Ma la buona notizia è che negli Stati Uniti e in molti paesi di tutto il mondo ci sono chiese che agiscono su nuovi movimenti e che cercano di trovare la bellezza e l'importanza di donne e di giovani uomini all'interno della Chiesa che vogliono parlare chiaro e raccontare la loro storia. E nel farlo possono dare coraggio alle altre persone quando pensano di essere soli. E insieme siamo insieme anche per il cambiamento. E il punto ancora più importante, secondo me, è che le ragazzine all'interno della Chiesa Cattolica oggi debbano essere in grado di vedere nuovi modelli di donna cattolica. Non sono più obbligate a prendere una decisione e scegliere tra rimanere nella Chiesa e rimanere in silenzio oppure andarsene. Al contrario, possono vedere e scoprire di poter rimanere all'interno della Chiesa ed essere chi sono e parlare ed esprimere la propria verità e lavorare tutti insieme per una Chiesa più amorevole e più giusta, così come è stata creata anche da Gesù. Grazie, grazie mille, davvero. Sicuramente oggi non ci sono molti mormorii, abbiamo molti modelli meravigliosi di cui parlare oggi.
Alina, abbiamo parlato della costruzione di ponti, ma in qualche modo anche tu hai costruito ponti. Sei una giornalista, parli in modo critico di club di uomini e di donne, ma l'idea interessante è parlare di un liberale che è diventato conservatore. Ora, molte donne sono comunque contente all'interno della Chiesa per come è ancora, ma io vorrei ascoltare la tua esperienza di donna all'interno della Chiesa. Come intendi la divisione tra liberale e conservatore all'interno di questo contesto? E quali pensi che sia la strategia più efficace per i giovani di lavorare per il cambiamento all'interno della Chiesa? Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare Voices of Faith per partecipare anche a questo dibattito e per aver trattato queste tematiche così importanti. Grazie per questa domanda. Io ho visto molti miei amici lasciare la Chiesa. Io vengo da una regione a sud della Germania, una regione cattolica, e quando ero piccola era normale andare a messa ed essere cattolica, ma più crescevo e meno vedevo i miei coetanei a messa. Tutti lasciavano prima o poi la chiesa. E quando io parlavo di cosa pensavo, nessuno mi dava fiducia. Tutti mi chiedevano: ma come puoi rimanere in una comunità del genere? Non mi capiva nessuno. C'è un punto importante che vorrei focalizzare. La maggior parte dei giovani in Germania pensano alla Chiesa proprio come un vero e proprio club maschile. Si dice che nelle diocesi tedesche ci siano molte donne, ma voi le vedete? Sì, ci sono, ma il pubblico non le vede. Guardando indietro nella storia, possiamo trovare tantissimi esempi di intellettuali, donne, che sono state importanti e visibili nella Chiesa. Ad esempio Santa Caterina da Siena o Hildegarda di Hildestein. E tante donne che sono morte molti anni fa. Quindi io vi chiedo, potreste immaginare oggi una donna vicino al Papa? Caterina da Siena è raffigurata in molti dipinti. Vedreste lei accanto al Papa? Forse qui c'è un dipinto, forse lo metteranno sullo schermo. Eccolo. È una vecchia foto che ho trovato per caso. Come potete vedere, c'è l'arcivescovo e una suora in Austria. Entrambi si stanno dirigendo verso la stessa strada. Ho preso questa foto perché non ho mai visto una donna vicino ad un arcivescovo. E quando l'ho vista mi sono chiesta: ma che cos'è questo? Che vuol dire? L'ho postata su Facebook ed un mio professore mi ha scritto: guarda, non è strano, lo sapevamo già, non è una cosa strana da vedere. E io dicevo: ma no, io è la prima volta che vedo una cosa del genere. Che cosa significa tutto ciò? Immagini del genere a noi sembrano irreali, sono talmente rare che sembrano irreali. Eppure sono foto della Chiesa, prese da una Chiesa. Come ha detto anche Mary McAleese prima, non si tratta solo di visibilità, ma bisogna anche avere il diritto di parola. Poi, punto numero due, Tina, spesso ci sono donne che non sono molto felici pur stando in chiesa. Io ho iniziato a studiare teologia come liberale, ma solo perché volevo saperne di più, volevo imparare di più. Volevo saperne di più sulla teologia, sul sacramento dell'Eucaristia, ma questo in realtà ha reso la mia fede più forte.
Da quel momento in poi ho scritto alcuni articoli sul giornale e sì, ho iniziato a prendere delle posizioni conservative. Ma io non mi sento così divisa. In Germania il gruppo cattolico sta sempre diminuendo e si prevede che diminuirà ancora nei prossimi 40 anni, a meno che la Chiesa non cambia davvero. Quindi dobbiamo concentrarci su cosa abbiamo in comune e trovare un modo per portare, per trasmettere il Vangelo alle persone e renderlo visibile. Le donne ovviamente in ciò dovrebbero avere un ruolo di visibilità. Penso che un modo per rendere efficiente il cambiamento della Chiesa nella vita quotidiana potrebbe o dovrebbe essere il sentirsi a proprio agio, il dare fiducia a se stessi. Io l'ho sperimentato varie volte, vi posso dire che funziona. Quindi, quando mi vedevano, dicevano: ah, ma lei è una giornalista, perché studia teologia? E io, la mentalità anche deve cambiare. Noi dobbiamo attuare una vera e propria sfida con il clero. Probabilmente tutto ciò che è stato fatto finora non basta. Bisogna cambiare, prima di cambiare il sistema, bisogna cambiare la mentalità. Grazie. Grazie a tutti voi che avete chiarito anche alcuni nostri dubbi. Spero che tutte le donne qui presenti siano felici del loro ruolo nella Chiesa, perché bisogna esserlo. So che qualcuno dirà: basta con questi cambiamenti perché le donne sono già felici. Ma il tuo punto di vista, il vostro punto di vista, che è interessante, ma oltre ad essere visibili, le donne devono essere ascoltate. Ascoltare le donne, raccontare storie. Ha iniziato Maria, voi avete portato la vostra testimonianza. È un grande cambiamento, anche per la teologia stessa. E Papa Francesco riconosce tutti questi cambiamenti. Non restano argomenti astratti, ma attraverso i gesti, le storie, le esperienze possono diventare realtà. Cosa mi interessa è che per realizzare tutto ciò abbiamo bisogno dei nostri spazi anche però, in cui poter parlare, in cui essere ascoltate. Non insegnate alle vostre figlie o nipoti a restare in silenzio, insegnate anzi loro a parlare e a far sì che vengano ascoltate. È questo quello che la Chiesa deve fare. La Chiesa deve anche salvare gli spazi, in un certo senso, gli spazi destinati alle donne. Se non vogliamo perdere questi rapporti e finire che davvero ci sentiamo tutti a disagio. Vorrei tornare a te, Elisa, perché la tua esperienza in Africa è durata molti anni. La cultura africana ha grandi storie, storie bellissime. Ma nella mia esperienza, la storia è stata un po' diversa. Ad esempio, lì è molto più netta la divisione tra uomini e donne. Quindi come funziona in Africa per il ruolo delle donne? Le donne sono ascoltate in Africa? Viene approvato quando parlano?
Bella domanda. Beh, io penso di essere stata molto fortunata a poter lavorare con il servizio dei gesuiti per i rifugiati. E ovviamente lavoriamo con donne che hanno subito violenze di genere o sessuali. Una delle cose più importanti che cerchiamo di fare credo sia quello di accompagnarle, cioè cercare di accoglierle ed ascoltarle. La nostra società cerca di far loro, di abbracciarle, di renderle parte, e stando con loro e spingendole ad alzare la voce e dicendo: va bene, adesso questa cosa ti è capitata, ma ora va fatto un passo avanti, quindi parla chiaro, racconta. Non ci parlare solo dei tuoi sogni, ma spiegaci proprio che cosa vorresti diventare di qui in avanti. È un peccato, perché potete correggermi se sbaglio, ma ciò che vedo io all'interno della Chiesa africana è ciò che mi piacerebbe vedere dappertutto. È qualcosa che nella storia manca per ora, è ciò che diceva prima Johanna. Cioè essere cresciuti all'interno di una chiesa significherebbe sentirsi parte di una comunità, ma in realtà le persone non si sentono al sicuro. In quanto chiesa, come hai detto anche tu, si dovrebbe lavorare su un ambiente aperto a tutti. Le persone vanno a messa di domenica, ma non condividono le proprie esperienze. Non si sentono sicure, anzitutto. Non si sentono accolte da amici, non si sentono sostenute, e dato che sanno che, non voglio generalizzare, ma almeno nei paesi in cui io lavoro, i vescovi normalmente cercano sempre di tenere le donne in silenzio, e questo è veramente crudele da parte loro, perché come dicevamo prima, il dialogo è alla base della società. E queste donne che hanno veramente subito le esperienze più terribili nella vita che possiamo immaginare, hanno necessità di parlare, di raccontare le proprie esperienze ad alta voce e di trasmettere ciò che pensano nelle loro storie ai bambini e alle nuove generazioni. E io credo che questa sia una meravigliosa opportunità. Se non apriamo le porte della Chiesa per loro, non creeremo uno spazio sicuro in cui accoglierle. Si tratta tutto di aprire le porte della Chiesa. Grazie. E riprendendo proprio questo punto, come diceva Mary all'inizio, si parlava proprio di creare uno spazio sicuro, uno spazio privo di amarezza, di dolore, di conflitto. E in qualche modo i luoghi che tu hai iniziato ad amare e a lavorare e a elaborare hanno potuto veramente accogliere le persone. E quindi quando parliamo della Chiesa, che cosa sarebbe necessario perché le persone si sentissero a casa all'interno della Chiesa? Perché per molti giovani la Chiesa è l'ultimo posto in cui si dovrebbe andare. Lo sappiamo anche per i nuovi problemi teologici che si sono posti per le persone LGBT. Le persone vengono sempre più allontanate dalla cornice della Chiesa. Cosa deve fare la Chiesa stessa per diventare un luogo sicuro all'interno di conflitti, di momenti difficili, per favorire la pace? Posso fornirvi un paio di esempi su cose che potrebbero funzionare e potrebbero aiutare. E vengono dalle mie esperienze di vecchio membro del dibattito. Anch'io lo sono. Ormai dovremmo fornirci di una tessera associata. Dal momento che io sono vissuta e che sono cresciuta in una società profondamente piena di conflitti, i cristiani normalmente ci aiutavano e la maggior parte dei miei amici è cresciuta accanto a protestanti. Io trovo che sia più semplice vivere a lato con persone
assolutamente strane, ma è proprio il momento nel quale andiamo a conoscerci che le cose cambiano. E permettetemi di associare questo esempio alla Chiesa. Ad ogni livello noi dovremmo cercare di parlare tra di noi. Ogni livello parla solo con i suoi membri, ma il pericolo è che dal momento che apparteniamo tutti a un'unica Chiesa e dovremmo parlare un'unica lingua basata sui Vangeli, dovremmo anche riuscire a capirci a ogni livello. Al contrario, abbiamo creato delle congregazioni interne e queste congregazioni sono per noi essenziali a livello organizzativo, non solo per fornire nuove opportunità per i cattolici, ma forniscono una fotografia delle nostre discussioni attuali. Quando ho iniziato a lavorare con i cattolici negli anni Ottanta a Belfast, uno degli uffici del cancelliere affermava di non impiegare abbastanza cattolici, altri non impiegare abbastanza protestanti. È una situazione devastante. Noi abbiamo la struttura e l'impostazione mentale per progredire. Bisogna considerare il bagaglio di esperienze che portiamo tutti quanti, me compresa. Il Vangelo ci dice che dovremmo conoscerci l'un l'altro, ma in effetti non è così. Abbiamo creato un programma di comunicazione enorme che agisce molto velocemente e che è passato da avere una rappresentazione veramente minima ad avere una rappresentazione di cattolici veramente ampia. E che ora è finalmente di successo? Che cosa ho imparato? Ho imparato che le imposizioni settarie sono molto più semplici da modificare, poiché riforme sono già state attuate. Davvero? Ma quelle radicate contro le donne arrivano all'indietro fino alle leggi dei Romani e sono molto più radicate e difficili da allontanare. Quindi se qualcuno mi chiedesse di cosa ha bisogno la Chiesa ora, non risponderei solo il dialogo nei singoli livelli, ma dialogo in tutti i livelli, tra i livelli. Per esempio, io prenderei singolarmente ogni vescovo, no, magari non proprio tutti, no. Però chiederei a ogni vescovo e ogni prelato, all'interno di posizioni direzionali, di impegnarsi per la parità di genere. Le persone possono essere sensibili nei confronti delle donne all'interno della Chiesa. Questa intensità nella comprensione del problema delle donne all'interno della Chiesa può essere molto alimentata. Noi in Irlanda viviamo un conflitto che ormai arriva da 4 secoli e che ormai ha dovuto attivare un processo di pace, ma questo ci ha permesso di avere una struttura mentale per il futuro che porti avanti il dialogo dei valori, una lingua comune, un senso di rispetto comune, una governance condivisa. Ma noi avremo bisogno di una mappa definita all'interno di un trattato internazionale che definisca il percorso della Chiesa, e di questo la Chiesa avrebbe bisogno, per invitare le donne a salire sulla nave, imbarcarsi, a creare una maggiore struttura, creare una mappa di viaggio per la navigazione. E in effetti il vescovo Farrell ha detto proprio l'altro giorno che si tratta di un processo. Come i processi di pace, anche in questi casi bisogna avere gli strumenti di navigazione e la struttura adatta
per proseguire, e noi in questo momento non ce l'abbiamo, abbiamo bisogno di strutture. Grazie, vorrei proprio tornare su alcuni di questi punti tra brevissimo. Vorrei dunque chiedere ad Alina, poiché stavamo parlando della necessità di creare spazi per l'ascolto reciproco, e se anche eliminiamo la questione linguistica e dei conservatori, rimane comunque difficile per le giovani donne come te muoversi da una parte all'altra. Come riesci a persuadere le giovani donne come te, che magari ti ritengono pazza, a rimanere all'interno della Chiesa e tentare di favorire il dialogo e l'ascolto reciproco? Poiché, come hai appena detto, la Chiesa dovrebbe accogliere tutti, ma in effetti non è così. E come si fa? Beh, è difficile da rispondere. Io ho fiducia nello Spirito Santo e sono davvero fiduciosa, credo davvero che ci possa essere una soluzione. Ho pensato ad alcune soluzioni, ma è difficile per me da dirle, perché non sono così realistiche, penso, e ho quasi paura a dirle. Ovviamente abbiamo bisogno di donne che siano visibili in prima linea, sicuramente, con le quali poter parlare. E una possibilità potrebbe essere come dare potere alle persone, ad esempio. Io di solito nella chiesa tradizionale ho visto che gli uomini potevano diventare cardinali, e perché ciò non è possibile per le donne? In questo modo la donna sarebbe visibile, potrebbe stare in Vaticano e tutto ciò diventerebbe concreto. Ma io ho molta fiducia nel Vaticano, ho molta fiducia nello Spirito Santo e davvero credo che tutto ciò che abbiamo detto e che stiamo dicendo potrebbe diventare realtà. Grazie. E la prossima domanda che voglio fare è che può una piccola comunità cattolica cambiare domani? Io ad esempio indosso le scarpe rosse e non sono un cardinale, ma al di là di tutto, tu hai detto che credi nello Spirito Santo, che hai fiducia nello Spirito Santo, che ci possiamo salvare in qualche modo. Ma non possiamo aspettare che lo Spirito Santo ci salvi da solo in qualche modo. Questo mi conduce direttamente alla prossima domanda. Quando parlo troppo e troppo forte, come mi sento? Qui è un passaggio di una lettera scritta in un carcere. La Chiesa deve ascoltare gli oppressi. C'è bisogno della voce degli oppressi, di tutte le categorie di oppressi che ci sono. Dobbiamo capire che la giustizia non attuata è una giustizia inesistente. E questo risale, questa lettera risale agli anni 60. E oggi critichiamo molto altre religioni più integraliste, come ad esempio i metodisti o la religione islamica. Ci scandalizziamo molto quando sentiamo storie riguardanti queste religioni. Ma noi ci sentiamo tanto diversi. Noi ci comportiamo diversamente nei confronti delle donne.
Le donne vogliono un cambiamento radicale nella loro posizione nella Chiesa e vogliono che questo cambiamento avvenga. Quindi, questo mi fa chiedere, c'è qualcosa che può essere possibile in modo che le donne possano credere in un tale cambiamento? Cosa diresti? Beh, io sono d'accordo con tutte le posizioni che sono state qui condivise, che bisogna integrare le donne nei ruoli decisionali, ma in quanto Chiesa bisogna considerare quanto la leadership del Vangelo sia di aiuto ai bisogni che noi abbiamo e alle richieste che noi abbiamo oggi. Tutto ciò potrebbe accadere anche domani, semplicemente. In ogni diocesi, in ogni area del mondo in cui c'è una rappresentanza cattolica, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno anche di un consiglio pastorale cattolico in cui tutti questi leader dei livelli sottovalutati possano discutere, possano parlare ad esempio anche dei temi legati alle comunità LGBT oppure di tutti i temi che di solito dalla Chiesa vengono esclusi. Tutto ciò potrebbe succedere anche domani. Dipende dalla nostra volontà anche. Quindi il futuro è collegato anche alla nostra volontà. Grazie. Abbiamo sicuramente tante belle domande, ma prima vorrei chiedere a Luke, come pensi che la Chiesa cambi? E cosa pensi succeda se la Chiesa davvero cambiasse? Beh, negli Stati Uniti c'è una mentalità, una base che ci dà speranza in questo cambiamento. Nel 2016 io ho ricevuto diversi inviti da parte di parroci cattolici di prendere parte a degli eventi e di tenere le lezioni lì. Ho scoperto, frequentando queste parrocchie, che gli uomini non sono sempre interessati alla teologia e hanno responsabilità diverse a seconda del luogo e dell'era. Ma io ho voluto impararne di più e perciò ho accettato questi inviti. E frequentandoli ho visto, sono stato a contatto con le persone, ho capito quali erano i loro sogni, i loro pensieri. E questo impegno in me continua. E questo lo trovo un passo in avanti concreto. Tutti abbiamo grandi responsabilità, ma la nostra priorità è quella di stare vicino agli altri, alle persone che ci circondano. Ed è importante ascoltare le omelie della domenica e mettere in pratica ciò che ascoltiamo. E questo potrebbe farlo chiunque, posso farlo io, può farlo anche una donna, leggere il Vangelo, interpretare il Vangelo. L'immaginazione cattolica ci coinvolge tutti, indipendentemente dai ruoli. Quindi io non so quando verranno prese delle decisioni concrete in merito, ma molto dipende anche da noi. Quindi la domanda è rivolta a tutti. Quindi vi chiedo solo di essere brevi nel rispondere.
Se poteste chiedere, se poteste porre una domanda a Papa Francesco in merito alle donne, che cosa gli chiedereste? Just one. Solo una, per favore. Il diaconato aperto anche alle donne. Bisogna essere pronti prima o poi ad aprirlo anche alle donne. Non ne abbiamo ancora parlato, se ci pensate. Parità nella vita pubblica della Chiesa, in ogni settore della vita della Chiesa. Come dice il Papa, non si sa quanti passi ci vogliono per raggiungere un obiettivo, ma questa è la scala da seguire. Quindi, Papa Francesco, per favore, apri il diaconato anche alle donne. Luke, tu potresti mettere una buona parola. Qualcuno ha qualcosa da dire molto velocemente, però? Sister Leah, the question was asked if the church will survive, but the real question is, la domanda che ci è stata posta è stata: la Chiesa sopravviverà nel XXI secolo? Ma la questione anche è: il Vaticano riuscirà a sopravvivere al XXI secolo? Voi sapete esattamente qual è il significato della domanda. Sì, il Vaticano è un po' come la bella addormentata che dorme nella torre in attesa che arrivi il principe e possa svegliarla. Speriamo che arrivi presto, principessa. Quindi, come potremmo fare in modo che il Vaticano e la Chiesa sopravvivano? Proviamo a iniziare a discuterne. Penso che dovremmo definire e riprendere alcuni punti del Concilio Vaticano II. Di cosa si tratta, quindi? Vorrei chiarire un punto. Io sono molto interessata nella tradizione della Chiesa e nella sua liturgia. Si parla molto dei diritti e poiché tante persone sono interessate anche allo svolgimento della messa dal punto di vista culturale, e questo avviene in Germania, in Francia, in Italia, io sarei interessata a capire perché questi giovani siano davvero interessati in questo tipo così antico di liturgia e come mai non si stanno interessando al tipo di liturgia promossa dal Concilio Vaticano II? Come mai vedono la bellezza di questo tipo di tradizioni? Credo ci sia un pericolo di base che ci proviene dal Concilio Vaticano II, appunto, che si potrebbe arrivare a perdere un po' della modernità. Questo è solo il mio punto di vista, ma possiamo condividerlo o no, discuterne. Ma ci sono, per esempio, moltissime persone giovani che assistono alle messe a San Pietro e quindi è interessante discuterne. Grazie per questo interessante spunto di riflessione. È importante però anche sottolineare che i diritti antichi espressi nell'antichità vanno spesso di pari passo con la misoginia e questo è un punto da tenere in considerazione. Grazie. Penso che per me una delle questioni più importanti del Concilio Vaticano II sia stata la chiamata universale alla santità, quindi non solo per il clero, ma a tutte le persone di Dio che sono chiamate a partecipare alla Chiesa. Penso che abbiamo potuto assistere a questo messaggio nuovamente da parte di Papa Francesco. Ma credo che parte di questo messaggio risieda proprio nel valore di missione che va compiuto non solo all'esterno della Chiesa, ma anche all'interno delle mura della Chiesa. Quindi io credo che sia importante mantenere quello spirito di
missione universale definita dal Concilio Vaticano II, perché ognuno di noi all'interno di questa sala in tutto il mondo riceve una chiamata da parte di Dio per entrare nelle vite degli altri e avere un effetto su di loro. E questo è chiaro anche non solo dalla Bibbia, ma anche dal Vangelo. Dunque, le voci di donne. Si parla quindi di abusi spirituali. Non è forse l'assenza di donne nel sacerdozio un abuso spirituale? Chi vuole parlare? Ah. Interessante questo primo commento. Parliamo a mormorii. Beh, dal dono dell'amicizia con le donne abbiamo potuto provare veramente la chiamata al ministero. E questo ci è evidente sempre. Perché per le donne il senso della chiamata, quando le sento raccontare delle proprie vocazioni, delle proprie esperienze, mi rassicurano perché sono molto simili alla mia. Ciò che ha avvicinato loro al ministero, ciò che ha avvicinato anche me. Un sacerdote, per esempio, che io ammiravo quando ero giovane, dei valori a cui sono stato avvicinato, il voler fare la differenza nelle vite dei miei amici. E questa è la realtà che ha avvicinato anche le altre donne a questo ministero. E ovviamente ciò le mette in una posizione molto complicata e dolorosa. Non avere l'opportunità di esplorare quel tipo di chiamata non è insistere su ciò che dovrebbero fare le nazioni, ma si tratta di un impegno della comunità tutta. Non ho neanche pensato al linguaggio dell'abuso spirituale, ma penso sia molto doloroso. Si tratta della gioia, di una gioia di scoprire come Dio vuole che agiamo nel mondo. E ho potuto vedere alcune di queste donne predicare e gestire la messa all'interno delle prigioni femminili. E si può vedere chiaramente la gioia e il dono che hanno ricevuto, ma fa anche così male, perché non solo si tratta principalmente di un fatto irrealistico per loro, a questo punto pensare di anche solo immaginare come poter attuare questa vocazione, ma queste donne non si sentono neanche libere di poterne parlare in classe, nelle scuole di teologia o in altri posti. È una realtà che fa davvero male da ciò che ho avuto il dono di poter ascoltare, e penso che dovremmo veramente porre l'accento sul fatto che stiamo parlando della dignità e della vocazione delle singole persone, perché ne possano beneficiare anche le comunità. Molte parrocchie vengono chiuse oppure si fondono, e anche i sacerdoti vengono spostati, ed è un senso di alienazione, ma è diritto delle comunità avere il proprio sacerdote. Grazie. Torniamo dunque alla possibilità di ascoltare le nostre storie. Stiamo solo parlando di una raccolta di scritti di donne che raccontano le proprie esperienze di vocazione, e io le ho continuate a leggere per tanto tempo, le leggo ancora, perché ascoltare la loro vocazione, le frustrazioni, è veramente commovente, e sono scritte meravigliosamente. E si tratta di resistere e pregare ancora. Dunque, cerchiamo di dare delle risposte brevi. Papa Francesco ha detto oggi ho giusto pensato, Papa Francesco ha scritto proprio questa domanda. Beh, facciamo finta. Allora,
No, no, facciamo finta. Ha detto oggi, all'1:30, ringrazio tutte le donne che tutti i giorni cercano di costruire una società più umana e accogliente. Papa Francesco, lei è sempre il benvenuto qui. Avendo letto ciò che ha detto sul dialogo, vorremmo rispondere. Elisa, come risponderesti? Grazie per questo tweet. E grazie ancora per questo dialogo. Ma dopo aver parlato, dialogo, adesso abbiamo bisogno di fatti. Sì. A noi piacciono i tweet, sono sempre ben accetti, ma per favore, tu Mary come risponderesti? Oh, ma io l'avrei invitato qui ad avere una conversazione con noi. Qualcun altro? Beh, lavoreremo per una società più accogliente. Ma ci piacerebbe avere questa società più accogliente. Vorremmo vederla. Voi? Beh, sì, sarebbe bello in effetti. Yasmin chiede: come si può continuare? Si chiede troppo? Dopo il discorso di Mary McAleese. Sarà difficile per lei restare nella Chiesa? No, assolutamente. Quindi noi abbiamo visto le varie opinioni, abbiamo discusso, abbiamo condiviso le nostre storie, siamo giunti alle nostre conclusioni e siamo arrivati alla conclusione di voler aprire il diaconato anche alle donne. Come si può tornare in parrocchia, visto che prima abbiamo parlato anche di questo? Come si tornerebbe in parrocchia se ci fossero delle donne sacerdoti? Per favore, dateci una risposta molto breve. Alina. Beh, io sono molto contenta di essere cattolica perché ho sperimentato la grazia e l'amore di Dio leggendo il Vangelo, frequentando la Chiesa. E tutto ciò ha dato molto potere alla mia vita, ha avuto conseguenze molto positive nella mia vita, quindi io sono molto felice di essere cattolica. Grazie. Tu, Luke, perché sei felice? Sei un cattolico felice? Io sono molto felice, specialmente quando parlo con amici che non sono per niente religiosi. Per me Dio è realtà, Gesù è vivo. La mia vita è un continuo cambiamento, ma sempre al servizio di Dio. Cioè, ho questo senso di grazia, di compassione verso il prossimo. Questo per me è un dono che Dio mi ha dato e che voglio condividere con tutti in ogni situazione della mia vita. La cosa importante, come spesso si è detto, è ricevere un dono e a sua volta donarlo. Tu, Catherine? Beh, io direi che io credo fermamente in Dio. Credo che Gesù sia venuto al mondo per insegnarci ad amare. E io credo, continuo a cercare il regno di Dio. Ho iniziato da teologa e poi mi sono creata la mia propria idea.
E io penso che è importante essere cattolici, soprattutto in un contesto femminile, soprattutto oggi. Noi siamo giovani, io non voglio che le donne combattano per i loro diritti. Vorrei solo che, semplicemente, che loro amassero la Chiesa di Dio. Elisa. Io mi sento amata da Dio, sono innamorata di Dio, amo tutto ciò che faccio, amo il mio lavoro nel campo profughi, amo il fatto che Dio sia sempre con me in qualunque cosa io faccia. E se io sono la persona che sono oggi, è anche grazie soprattutto all'amore di Dio e della Chiesa. Mary, tu perché sei ancora cattolica? I miei genitori hanno deciso che io lo fossi. Sono stata battezzata, non l'ho deciso io. Però io ho scelto di rimanerci. Il cattolicesimo è ancora molto diffuso, conta quasi più di 2 miliardi di fedeli nel mondo. E mi piacciono i messaggi del cattolicesimo. Io mi sento parte di questa istituzione. Voglio dare il mio contributo alla parola di Dio. Tante persone mi hanno ispirato e anche le persone che negative per me e per la mia vita, comunque mi hanno insegnato qualcosa. E l'unica cosa è bisogna continuare a lottare contro questa gerarchia. Quindi io non sono contraria al cattolicesimo, ma sono contraria alle gerarchie che esso impone, che sono imposte dall'uomo poi. Quindi io sento di appartenere ancora alla Chiesa. Oggi Giovanna ha detto che le donne sono come l'acqua. Io penso che questo evento oggi abbia fatto crescere, abbia smosso quest'acqua. Io spesso mi chiedo, ma tu ci speri ancora in un cambiamento del mondo? Io dico di sì, perché se ci impegniamo possiamo davvero vedere le differenze. Anche se camminiamo ad un certo punto, vediamo uno sbarramento. Dobbiamo cercare di scavalcarlo in qualche modo e di continuare a camminare, di proseguire per la nostra strada. Non dobbiamo assolutamente tornare indietro. Come l'onda che sbatte sulla sabbia, poi torna indietro. Non dobbiamo fare così, ma dobbiamo continuare ad andare avanti. Grazie. E ora? I'm graced to have, I think, close to the last word. Sono molto onorato di poter avere quasi l'ultima parola, se non l'ultima quasi. Faccio parte del servizio dei gesuiti per i rifugiati e vogliamo ringraziarvi per essere qui in quest'aula. Grazie per esservi presi del tempo per rimanere qui con noi. E come ha detto Mary, facendo riferimento a un incontro del 1994, questa aula viene utilizzata per la congregazione generale dei gesuiti, per eleggere il nuovo padre generale o discutere di decisioni molto importanti come quella del 1994, nella quale ci siamo focalizzati per capire cosa fare in quel preciso momento e come oggi in cui ci discutiamo su cosa fare per le donne. Sono stato molto fortunato a poter partecipare a queste congregazioni e devo dirvi
per quanto io le abbia apprezzate in quest'aula piena di gesuiti, c'è un'energia differente quando viene riempita da donne e uomini, e soprattutto donne, e mi piace moltissimo. Quindi, anzitutto, vorrei esprimere il mio profondo ringraziamento, grazie mille a tutti coloro che hanno partecipato qui, per tutto il percorso, dall'essere qui al pianificare, a tradurre, a sistemare l'audio, i video, a tutti i nostri oratori per aver condiviso con noi le loro storie e ciò che è importante per loro. E soprattutto grazie a Chantal per aver avviato tutto questo lavoro. Tutti noi ti vogliamo ringraziare dal profondo del cuore. Dal momento che sono un gesuita, non posso fare a meno di parlare seguendo tre punti, quindi seguirò tre punti. Abbiamo ricevuto la grazia oggi di ascoltare la voce delle donne della Chiesa e di un uomo. Grazie donne della Chiesa per aver condiviso con noi le vostre storie e le vostre esperienze. Sono commosso e lo sono stato per tutto il tempo. Sono rabbrividito, ho applaudito, ho seguito le vostre emozioni. Sono stati dei momenti molto forti per me. Secondo punto, verso la fine abbiamo parlato del Concilio Vaticano II e dell'idea di uno sviluppo del Concilio Vaticano II. Questo concilio era stato pensato per essere una innovazione e credo che l'innovazione sia parte dello sviluppo umano e dimenticare ciò che ci viene dal passato è complicato ed è difficile. Tuttavia nella storia della Chiesa non dobbiamo dimenticare la ricchezza delle donne all'interno di questo ruolo. Deacons l'ha espresso molte volte. La donna è profondamente legata alla nostra presenza all'interno della Chiesa e ci permette di aprire e di svelarci la grazia e la scoperta di quelle che noi riteniamo essere le verità e i motivi per cui siamo qui oggi. Infine, permettetemi di aggiungere un'ulteriore immagine di acqua alla nostra conversazione sull'acqua. Coloro che hanno seguito i riti spirituali di Sant'Ignazio sanno che egli parlava del potere della grazia e dello spirito positivo, ma il potere della grazia è come l'acqua che entra in una spugna per l'anima che sta progredendo, mentre lo spirito malvagio è un'acqua che invece va a corrodere la pietra. Purtroppo vale anche l'opposto. Lo spirito malvagio a volte può influenzare anche molto chi va nella cattiva direzione. Abbiamo avuto un paio di momenti oggi nei quali ci siamo domandati se la Chiesa è davvero una spugna, cioè che vuole assorbire gli spiriti positivi, o se è solo una pietra che lascia scorrere. Forse è una spugna. Sì, forse è una spugna con un substrato piuttosto duro. Ma pensiamo a questo: una parte delle strutture della Chiesa è stata essiccata. E quindi ci vorrà molto più di un po' d'acqua per farla diventare di nuovo una spugna. Io credo fermamente che questi siano i nostri punti fondamentali di discussione di oggi. Tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, questo sentimento di essere spugna intrise d'acqua, dovrebbe essere ciò che portiamo avanti nell'idea di grazia che riceviamo da Dio. Quindi vorrei concludere parafrasando il cardinale Tobin, poiché in un giornale americano ha detto più o meno una cosa simile.
ne cito solo un paio di parole. Spero che le donne continueranno a esprimere la verità ed esprimere la verità verso il potere quando è necessario. E non dimentichiamo mai la gioia che abbiamo perché la donna ce le ha date. Grazie per aver partecipato a questo evento, è stato un onore avervi qui. Thank you, Father Smolish. Grazie, Padre Smolish. And please welcome again a piece by Silvia Genovesi. Benvenuti di nuovo a Silvia Genovesi e Simone Frezza. Adesso ascolterete questo brano musicale. Ci sarà un video proiettato preso dal campo profughi in Malawi. Grazie per tutto questo lavoro incredibile e meraviglioso che avete fatto. Grazie a tutti. I found a love for me, darling, just start writing, follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet, I never knew where there's someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're more than mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening whisper underneath my breath, you hearted, darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò, mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo crescerò. Ballo con te nell'oscurità, stretti forti e poi sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Dentro la
quanto t'ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. Thank you. Bellissimo, grazie. Grazie. And this closes our 2018 Voices of Faith conference. E questa è la conclusione della conferenza Voices of Faith del 2018, la nostra quinta, il nostro quinto evento. Probabilmente ci vedremo l'anno prossimo. Grazie a tutti.